Questa facciamo questo. Però in teoria va. Cosa fai? Stiamo entrando in Twitch. Ah, ce l'hai già Sì. aperto. Oh, mi Hai osservo. fatto qualcosa però, No. perché qua non va niente. Cosa vuoi che abbia fatto? 21.02, siamo in ritardo. Sì. Ma l'altro computer dice che sono 2 minuti alle 9. Esatto. Quindi è colpa dell'altro PC. Buonasera. Buonasera. Allora, siamo. Ciao, Siete pronti Monte. agli spoiler? Sì, signor capitano. Non ho Sì, capito signor capitano. bene. Allora. Oh! Ci stava. Yeah. Na 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 na. Comunque, sì, oggi è stata una giornata ultra la Sì. finezza, il full di emozioni. Sì, e io sono rimasto un'ora in più al lavoro. Che gioia. Evviva! Io stamattina ho passato la mattinata, a proposito di X missioni ed esplorazioni, in macchina avanti e indietro per la provincia di Mantova. È stato molto Sì, hai esplorativo. fatto una quest. Sì. Sei andato da una parte, hai preso il Sono foglio da andata portare. da il chierico e che mi ha dato il foglio con la mia missione per portarla Nell'accademia. nell'accademia. E poi tornare anche a casa. Bene. E basta. E poi abbiamo un binocolo. Sì, che avevo finito la colla, quindi l'ho riparato in malo modo. Non si vede No, è niente. rotto. Non si Ecco vede. perché l'ho ridotto Non... così. No, Aspetta, aspetta. è rotto. Ah, no, no, È non si vede un rotto, cazzo. rotto. Sì, è rotto. Lo so che è rotto. È per quello che l'ho colorato. Perché è rotto. So che ho finito la colla e mia sorella me l'ha nascosta l'altra perché Come serve te a l'ha lei. nascosto? È perché serve a lei, poi la finiamo. Ah, ok. Va E bene. quindi per gli esplorativi. Ah, le mie Ok, manine. quindi stasera si parla di Esatto. spoiler. E di un po' poi del contorno che c'è Sì, stato sì, attorno a sì, questi sì, sì, sì. spoiler, diciamo. Del Parliamo contorno. del contorno, visto che ci Allora, siamo. Allora, c'è stata... ieri sono stati pubblicati due articoli differenti, uno Esatto. riferito a quello che comunque andremo a parlare dopo, che sono le meccaniche del gioco, e l'altro un articolo triste da un certo punto di vista, Sì. ma doveroso, della questione del foglio liccato e anche comunque penso anche Sì. sulla questione Commander da un certo punto di vista, No, ho ma si parlato sono solo focalizzati di soprattutto sul quello. leak, cioè sul furto del foglio di stampa dell'edizione di Ixalan. Esatto, sì, quello Che guida al mando. succederà. E, Cosa è successo? Ovviamente la Wizard in sé e chi per essa non ha potuto spiegare tutto perché c'è in sé un'azione giudiziaria in atto, quindi esatto, non potevano dare troppi troppi, però dettagli. hanno spiegato un po' cos'era successo, che c'era stato questo furto effettivo all'interno di oddio, Uno come si chiama? Uno stabilimento di stabilimento. stampa dove insomma andavano a stampare le Un carte. ormai ex dipendente o un ex dipendente, anche da quel che avevo capito sembrava già un ex No, dipendente, è ormai ora un ex dipendente. dipendente, ha rubato portando a casa uno di questi fogli e ha cominciato a spargere le Cioè, ha iniziato foto. a ve voleva Prima venderlo però su voleva venderlo eBay. su eBay e Quindi questa. da lì le prime foto sono partite. La cosa è che Che molti. genio, tra l'altro, Sì, esatto. perché ci vuole proprio Ma un genio ce ne per siamo accorti che ce ne sono tanti geni. me. La cosa che ha fatto, tra virgolette, piacere nel dispiacere di tutto è che comunque molti giocatori, appena si sono accorti della cosa, non sono andati a comprarle il prodotto, ma hanno denunciato la cosa. Quindi loro hanno potuto tracciare e scoprire il più velocemente possibile. Ovviamente il Sì. danno era già stato fatto. Le foto erano già state uscite, erano già state, Erano già sì, state uscite, erano già erano state già pubblicate. pubblicate,
Però ovviamente ha fatto comunque piacere la collaborazione che c'è stata nella community. Sì. Tra Ovviamente questo ha danneggiato la l'altro hanno loro. detto che l'hanno preso molto pre cioè molto prima, cioè molto prima che la foto si spargesse tanto quanto si è sparsa poi alla fine da un certo punto. Sì, perché poi comunque a un certo punto non è stato più possibile bloccare la diffusione di quella foto, Esatto. perché la fonte originale puoi toglierla, però poi se ne erano salvati ed è rimbalzata un po' Certo. ovunque, però ovviamente la denuncia dei giocatori che sì, magari hanno apprezzato l'informazione, ma hanno disprezzato il modo, perché comunque era troppo presto, era E come ha soprattutto detto anche quello che ha scritto l'articolo, ha detto ha mandato in fumo un anno di di lavoro. lavoro del team di marketing della Quindi, Wizards of the ovviamente, Coast. a un certo punto loro si sono messi ma le mani nei capelli, tirati sulle maniche e hanno organizzato, risistemato e cercato il più possibile di comunque dare. E per quello hanno dato tanti spoiler subito, perché ormai il danno era Sì, già stato hanno fatto. pubblicato ufficialmente quelle carte che si riuscivano a vedere dalle foto, diciamo, Ma in trapelate. realtà il giocatore medio che tanti di noi forse credono di essere o criticano è stato lo stesso giocatore che sì, forse ha guardato lo spoiler, ma è andato a denunciare la cosa. Esatto. Quindi è stato quello il fatto che comunque il giocatore non si sia fermato all'atto, allo spoiler visto male, ma si sia proprio poi spostato più alla denuncia. Ok, l'ho guardato, è brutto, non lo capisco bene. Cioè, che figo, ma no, è sbagliato. Cioè, io comunque denuncio e questo è stato apprezzato. E quindi poi per rimediare alla stagione di spoiler che ormai era stata, tra virgolette, rovinata, perché comunque anche Lasciami chi ha stare. scritto l'articolo dice tanto, mancano ancora comunque metà delle rare mitiche, senza contare che dicono che ci saranno delle ristampe che non ci si aspettava e uncommon forti, eccetera. Quindi semplicemente spalmeranno un po' di più gli spoiler, ce ne saranno meno concentrati, tra virgolette, anche durante i giorni veri e propri degli spoiler. Buonasera, Requiem. Invece dei soliti, come dicevano 5/6 che sul sito ufficiale si potevano trovare ogni giorno, ce ne saranno 1/3 e daranno più priorità più alle, diciamo, spoilereranno più common e uncommon chiaramente rispetto a prima. Detto questo, direi che possiamo iniziare Esatto. con la carrellata. Tu-du-du. Allora, partiamo con i dinosauri. Allora, come abbiamo già detto l'ultima volta, ci sono quattro tribù fondamentali, che sono i dinosauri, i tritoni, i pirati ed i vampiri. Quindi ovviamente sono anche le principali. Con i dinosauri abbiamo intuito che forse con dinosauro si intende anche l'umano che gli sta appresso. Sì, Sì. o comunque ci sono sinergie con i dinosauri da parte di altre carte, chiaramente, anche perché I altrimenti. dinosauri richiamano questo fantastico stile Maya Inca e quindi Esatto. sono splendidamente piumati e di mille colori. Sto E digerendo la piedina, che bella. vabbè, abbiamo mangiato in frettissima. Tra l'altro oggi possiamo stare con la porta aperta e il condizionatore, quindi non moriremo di caldo. Esatto. Comunque, partiamo da questo dinosauro. Sono in ordine un po' random. Sono in ordine Pensavo un po' alfabetico. alfabetico, un po' no, un po' forse di colore. Sono in Si ordine. sono un po' Non sono in messi ordine. alla rinfusa. Comunque, dopo quando incapperemo nelle nuove meccaniche, ci soffermeremo un attimo Esatto. per spiegarle. Questo qua è molto semplice, in realtà è un 2-3, costo 3, volare. E le creature controllate dai tuoi avversari entrano nel campo di battaglia tappate. Buonasera. Buonasera. E quindi questa in realtà è una specie, come già l'hanno chiamata alcuni, una specie di Talia con le ali. Beh, come la
È come la cavalla di Vryn, che era l'altra Esatto, Talia. è l'altra metà. Esatto, l'altra metà Esatto. d'Italia. Simpatico, ci sta, non mi È carino perché è dispiace. un 2-3 Poi volare vola, a costo sì. 3 Anche la cavalla e volava, rallenta. effettivamente Sì. la seconda parte vola. Sì. No, che poi non è la seconda parte perché la cavalla è uguale alla prima Talia. Questo Sì, qua è un effetto della ok, la seconda. seconda versione. Vibrarsi verso le terre lontane. Nel testo dovrei. Ah, ho Sì, scritto hai scritto. librarmi. Vabbè, è lì svista mia. Ho dovuto fare velocemente. Poi andiamo oltre. Allora, c'è una carta che dopo un'edizione fatta di fare pedine dai cimiteri, Esatto. di conseguenze che partono dal cimitero, eccetera, ci hanno fatto un incantesimo apposta per limitare queste, Mi ricordo un mirato pochino quando contro avevano queste fatto l'artefatto che non potevi di rianimare di esatto. Tra l'altro Innistrad. là ancora peggio che l'avevano fatto proprio nello stesso Sì, blocco vabbè, va lì con perché aveva un senso di lore, del sì. fatto ci stava. Però comunque l'idea è per limitare alcuni mazzi che sono diventati abbastanza forti nello standard, hanno creato delle risposte. Essenzialmente un incantesimo a costo 2, i giocatori non possono lanciare magie dai Esatto, la gabbia del cimiteri, becchino. esatto, e non possono lanciare magie dai cimiteri o attivare abilità di carte dai cimiteri. Ogni qualvolta una creatura muore, guadagni un punto vita. Quindi è proprio. Domanda, funziona no col dio faraone, col dio Questa non scarabeo? funziona con No, il per non dio ti scarabeo. va direttamente in mano. Perché. No, dipende con quale parte del dio scarabeo di quale parte del dio scarabeo tu stai parlando. L'abilità che rianima funziona. Perché comunque lo scarabeo Quindi è in non la stai campo. lanciando effettivamente, ma stai. Esatto. E comunque funziona anche quella che ti ritorna in mano dal cimitero perché non è un'abilità attivata. Perché qua Ah, dice. dove. No, Ah. l'abilità che rianima non viene toccata. Perché non è un'azione dal cimitero al campo, ma dal campo al cimitero. Esatto. Comunque tutte cose che partono dal cimitero vengono negate, le attivate e le magie lanciate, quindi flashback, tutte quelle cose lì. Andiamo oltre. Allora, questa qua Anche è questa, diciamo non che male. è simpatica Sì, perché le sì. creature che entrano nel campo di battaglia non fanno innescare le abilità. Onesta. Sì, comunque col fatto che sono ispirati agli Maya Aztechi, che Sì. hanno dei nomi tipo la gloriosa città di Pacha Vabbè. Tupa. E poi c'è Toxatli, che è il palazzo, e ci sono tutti questi nomi strani. Toporogu con le gambe, esatto. Che tra l'altro è anche un 1-3 a Che costo quindi 2. diciamo che non è così semplice di secondo turno tirarlo giù, cioè o gli spari contro Sì, oppure. però comunque è un'ottima creatura, sempre per quel, Winnie! esatto, per gli stili di mazzi tipo Hit Bear o quelle cose lì, che ovviamente non hanno effetti di entrata nel campo di battaglia, perché altrimenti ti seghi le gambe da solo, Esatto. però comunque le versioni con le gambe di cose che esistono già Non sono mai troppo male, non sono mai soprattutto malvagie. se hanno un po' di costituzione. Esatto, per stare un po' sul campo piuttosto che morire malissimo. Poi, questa qua a costo 4 un istantaneo. Esilia tutte le creature attaccanti controllate dal giocatore bersaglio. Quel giocatore può passare in rassegna sul grimorio per altrettante terre base, metterle in gioco tappate per rimescolare il grimorio. Essenzialmente a costo 4 fa un Path to Exile a tutte le creature attaccanti di un giocatore. Sì, e questo è. Per Che quindi però deve attaccarti con tante creature se vuoi. renderlo efficace, Però sì. O è comunque. comunque una carta O contro quattro carte che comunque. potresti usare. O comunque con delle creature, due magari, anche solo due creature, ma particolarmente Sì, grosse. certo. Qualcuno aveva scritto tipo me lo faccio su di me così ho 1000 rampo 1000 pagando 4 però
Non lo so, dipende, non lo so, se stai attaccando con tante creature Non vuol dire che conviene. non, forse non conviene. Cioè, nel senso, potrebbe essere un piano malvagio di riserva per se proprio sei ridotto allo sfinimento, però se riesci a Esatto. pagare 2 più 2 bianchi, forse non sei messo così male Sì. se hai il doppio colore. E niente, questo può essere interessante comunque sempre in standard, potrebbe rivelarsi una specie di vratta, però col fatto che comunque in standard si giocano tante terre base, normalmente non so quanto neanche lì quanto convenga, cioè quanto il gioco valga la candela alla fine, perché gli togli sia delle carte dal E che gli fa mazzo che e che... dalla sì, quindi può rischiare che farlo rampare, non aiuti Esatto. proprio te. Questa è carina, fosse da commander, può starci tipo inchinaio, setione, Sì, sempre. Vado sempre a puntare lì, perché è il però tuo commander. ci sta. Poi. Ok. Allora, abbiamo il ficone dei vampiri. Perché? Perché oltre al fatto che hanno detto che sembra o Carlo V o un personaggio di Flash Gordon, una cosa così, Ave. Ave, i vampiri in questo piano sono molto spesso bianchi, soprattutto se seguono in modo ferreo la propria fede. Perché e questo simpatico Mavren Fane. Ogni qualvolta uno o più vampiri non pedina che controlli attaccano, crei una pedina vampiro, un biondo bianco con legame di tale. E questa sì, va direttamente al nuovo Elgar, Esatto. proprio la sbusti, la imbusti là direttamente, senza passare per l'album. E 2-2 costo 3, che quindi entra in terzo turno e pian pianello magari riesci a sciamare, potrebbe aiutarti anche in un ipotetico mazzo standard vampiro. Perché Sì. questo e altri hanno reso il vampiro in standard Poi possibile. considera però che quando uscirà questo usciranno tutti i vampiri di Innistrad. Vabbè, ma sono riusciti a fare un mono rosso, riusciranno a fare un vampiro, dai. Sì, no, beh, penso che ci si possa fare il vampiro bianco-nero, dato che puntano su quello in Speriamo. questa E espansione. comunque il nostro simpatico vampiro non è male, ovviamente. Fuori dallo standard non lo vedrei come comandante, ma all'interno ovviamente del commander Edgar ci starebbe benissimo. Certo. Anche perché ci sono un sacco di vampiri a cui puoi attingere a posti bassi. Quindi appena appoggi lui, poi pian piano. Poi entra un vampiro, l'altro fa una Esatto. token. Attacchi, conti le token, le non Va bene, token. crei comunque una, indipendentemente Però da puoi quanti cominciare a attaccano. decidere attacco con una token, non attacco con Sì, la sì, sì, token e sì. decidere quando attaccare con cosa, sia da sfruttare lui che magari sfruttare Edgar. Beh, basta Quindi attaccare con Edgar, e già uno l'hai fatto, che sì, poi si però Edgar entra pompa. di quinto, quarto se ti va di Sì. culo, sesto, quinto, Sì. dai. Mediamente. Stavo parlando anche della nuova regola su Quando Planeswalker? arriveremo Sì. a Adesso Jace. facciamo l'idea è fare la carrellata di come sono capitate le carte e poi quando diciamo incontreremo una nuova meccanica che sia anche ovviamente la nuova regola di Planeswalker, ci soffermiamo un attimo per spiegarla un po' più in dettaglio. Andiamo avanti. Ah, questo qua, ecco, dicevamo, c'erano anche gli umani che aiutano i dinosauri Esatto, c'è perché c'è l'impero del sole nella storia che è quello che sembra essere il custode della città che tutti cercano per i tesori, ma che sono anche affini. Ma che Io sono sono. Tullio e tu sei Miguel e andremo a cercare il Dorado, cioè più o meno è quella la trama. No, Jace DiCaprio, sono il re del mondo, va bene. Sì. Quindi sono questi umani che venerano, barra sono comunque legati ai dinosauri e questa carta ne è la prova perché è un 1-1 a costo 1 che dice all'inizio del tuo mantenimento puoi rivelare un dinosauro dalla tua mano, se lo fai guadagni 2 punti vita. Ci Che già questo ogni tanto non è sta male. per un costo 1. Paghi 5, lo sacrifichi,
Passi una scena di grimorio per un dinosauro, lo riveli, lo aggiungi alla mano e rimescoli il grimorio, quindi ti fa anche da tutore per i dinosauri. Nyasaur! Nyasaur. Bulbasaur, Nyasaur! Bulbasaur. Bulbasaur, Nyasaur! Montresor. Anche! E basta, questo potrà vedere gioco, forse sì, forse no, comunque Ma secondo gli me. Aztechi adoravano il Quetzalcoatl immaginario, questi usano il Quetzalcoatl come cani da guardia. Esatto, è proprio quello. Non ha apprezzato. Come? È bello. Andiamo oltre. Allora, Qua c'è un'altra carta che un'altra. rappresenta i vampiri. E come in questa carta, vabbè, guadagni punti vita pari al doppio di X. Sì, Sì. metti il sacramento sanguinario in fondo al grimorio del suo proprietario. Questo è Questa è carina, semplicemente. Commander, cioè, ogni tanto ti salvi il culo a un certo punto. Sì. Però la cosa carina è il flavor. Come il sole tramonta per cedere il passo all'alba, così noi ci immergiamo nell'oscurità per portare la salvezza futura. L'idea è che loro stiano aspettando in questo culto della rinascita, della risurrezione, l'arrivo di qualcosa, o comunque pensino di essere dal lato del bene, Sì. perché l'idea è che essendo loro i conquistadores, loro pensano di portare il bene su queste popolazioni che sono primitive, e invece magari gli aprono il Però hanno i culo, e dinosauri anche e i quindi gli dinosauri, fanno il culo. però loro sono non morti molto forti. Sì. A proposito di dinosauri, Esatto. un dinosauretto con doppio attacco 3-3 costo 7, e questo Ne. già è un po' me, però ogni volta attacca le altre creature che controlli hanno doppio attacco fino alla fine del turno. Quindi dai, forse. E che deve sopravvivere prima di attaccare, però essendo un 3-3. Può Se anche fosse stato un dar. Sì, 4-4. può anche darsi che effettivamente per entrare nel culto diventino vampiri. O che siano vampiri nel cul, però insomma non si sa bene. Il Costo coso si sì, è agile, molto sì. Pago proprio 7, gioco un 3-3, va gioia, bene. almeno riesce a dargli rapidità per attaccare subito. I 2-2 a costo 4 di Kamigawa sembrano quasi forti. In confronto, Però questo doppio però questo è attacco doppio attacco effettivamente. Comunque, e questo qua semplicemente carino. potrebbe saperne in limited. Comunque arriva locali, se riesce Sì, qualcosa che darà rapidità c'è sicuro in dai. Naya, e poi attacchi, ciao. Vabbè, andiamo avanti perché dopo Mi piace così. l'immagine come cerca di incornare quel cosino piccolino, ma non ci riesce. Quel Sì. dinosaurino. Vescovo della rinascita. A proposito di rinascita, i vampiri bianco costa un pochino, anche questo. Però. Però è un 3-4. Nella morte del nemico i fedeli trovano la risurrezione, questa frase un po' enigmatica, cautela, e ogni qualvolta attacca puoi rimettere sul campo di battaglia la carta creatura bersaglio con costi di mana convertito pari o inferiore a 3 del tuo cimitero, che era la promo da. Draft Weekend. Sì, mi sembra proprio di Sì. Sì, sì, con un'art che personalmente apprezzo un po' di più anche dell'altra, anche se a l'altra ha qualcosa di più curioso, di più storico forse. Però questa è No, anche molto a me piace di elegante. più questa di quella promo. Quella promo sembra troppo, boh, Sì, cattiva. cioè, nel senso, sono due, possono essere due letture dello stesso personaggio come vescovo di un culto. È un sì. Sì. Sì, avevamo visto che c'erano varie creature che erano cose già viste più deboli. Esatto. Andiamo oltre. Eccolo qua. Eccolo, guardate che Sexy ficone. Jace. Allora, gli è stato, cioè, è partito un po' di tutto, collage e un po' di tutto. Gizmo fa anche tipo Alesha senza pagare il mana. Alesha però li fa entrare attaccanti, se non sbaglio. I guerrieri, mi sembra, io mi ricordo di sì. Gay, vabbè, non si sa in realtà. Ah, ok, scusate, ma No, ma io. in realtà più che altro sembra una icona gay, cioè. Sì, fa molto, sembra il Pride. Sì, esatto, una cosa così.
Sì, Sì, dicono Alicia, adesso. però se a tutti pare e basta, forse è meglio che finisca la ricerca. Comunque, intanto che tu cerchi, passiamo subito alle cose ovvie di questa carta, ossia che c'è scritto Planeswalker leggendario. Perché c'è scritto così? Perché hanno deciso dall'uscita Allora, di Ixalan. quando attacca, puoi pagare 2 se lo Sì, fai tappata attaccante. con costo di mana 2 o inferiore, tappata Sì. attaccante. Allora, hanno deciso di uniformare essenzialmente le regole leggendarie. Perché dico le regole? Perché di fatto esistevano, possiamo dire, due regole Esatto, leggendarie. la regola per le creature e la regola per i Ci sono dimenticati di Planeswalker. dire che Gideon era anche il personal trainer. Anche secondo me, Esatto. infatti, nel senso, se è sempre stato, cioè se non ha mai fatto attività fisica Allora, no, ve lo svelo io. A così. Ravnica, cercando di scappare da Lavinia, si è fatto arrampicandosi con i Ah, sassi in ok, si è grid, fatto correndo, tutto. si è fatto tutti i muscoletti. Comunque, leggendario perché, cioè perché c'erano due regole leggendarie? Perché c'era quella che si applicava alle creature, che è quella che conosciamo tutti e che anch'essa è stata cambiata un po' di tempo fa, che attualmente è che non puoi giocare dal tuo lato del campo due creature leggendarie che abbiano lo stesso nome inglese, cioè quindi lo stesso nome essenzialmente, Praticamente, quindi puoi esempio classico, cioè esempio, giocare. puoi giocare la prima taglia e la seconda taglia, ma Esatto. non puoi giocare due volte una delle due. Cioè E non puoi, se, cioè, se perché tu se lo tu ne facessi, una delle spacchi. due deve andare via, essenzialmente. Mentre con i Planeswalker era essenzialmente la stessa regola, solo che non si guardava il nome del Planeswalker, ma si guardava il sottotipo, Quindi ossia, e che alla fine potevamo comunque considerarlo il nome, perché sono Planeswalker Jace, Planeswalker però la Liliana. spiegazione può essere che l'idea sia una cosa tipo tu sei un mago che prendi Planeswalker da differenti linee temporali Sì, e loro quello. E lì non, in realtà coesistono non l'hanno nella spiegato, perché, stessa. cioè, l'hanno spiegato dal punto di vista del gameplay che hanno uniformato, nel senso, è la Sì, stessa sì, sì, regola, sì, si sì. deve applicare. E adesso però non sarà più così la regola, ma si applicherà la stessa identica regola delle leggendarie, per quello hanno aggiunto il sottotipo leggendario, Quindi, super tipo in realtà. messo in modo semplice, puoi giocare un Gideon alleato di Zendikar e un Gideon, oddio, l'ultimo è of the Trial, in inglese, in italiano, Dell'ordalia. delle ordalie, ma non puoi giocare e possono rimanere entrambi, ma non puoi giocare due Gideon delle ordalie facendole rimanere entrambi, ma ritorna la vecchia regola, uno dei due si deve spaccare. La Proprio regola farà disastro ta 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 ta. nei formati Eternal. Penso venga giocato un planeswalk. Venga giocata Da Liliana del Aiden. Velo e Jace, scultore di menti e Darth Vader in T1. E Sì. penso in uno o massimo due per. Quindi Esatto, no, mi piace di più mi piace tra virgolette di più l'osservazione che fa Kenichi, che dice Capitano Sisei è raddoppiato perché adesso può andare a prendere anche i Planeswalker, dato che andava a prendere i permanenti leggendari. esatto. Ma Modern non è Eternal, Modern è Modern. Esatto. Anche se, perché Eternal non vuol dire che non ruota, vuol dire che puoi usare tutte le edizioni. E in Modern, anche lì, in Modern cosa si Giochi usa? Liliana del Liliana del Velo. Velo, Liliana l'altra, che penso sia l'unico caso in cui questa regola può essere utile. E E un basta, sì. Gideon giura. In Sì. Modern si giocano due Liliana. Ok. Però se ne gioca di solito una di main e l'altra di side. Perché una è forte contro certe cose, l'altra è forte contro Quindi altre. diciamo che i formati fuori dal Commander, fuori dallo standard, questa regola sono casi eccezionali in cui In standard davvero. ora si può provare a fare il famoso tribale Gideon, Sì, perché che almeno sei bello! sicuro che avendo più Gideon contemporaneamente dal tuo lato del campo, potresti davvero non riuscire a perdere. Yeah.
Però rimane comunque secondo me, In un realtà il mazzo. formato in cui, che gioverà tantissimo questa cosa, è il simpatico formato del Commander, dove ma il mazzo Atraxa potrà avere tutti i Planeswalker sempre in campo, se vuoi giocare Atraxa PV. Ma tanto non. Sì, perché sono Cioè, tutti sì, cioè, europeo. tutti, tu, certo. Tutti, tutti, cioè Sì. senza pensare, ma lo gioco, non lo gioco perché magari se lo spacco, bla bla bla. Peccato che esca quello di. Vabbè, ce ne sono comunque due. Uno a costo 3, uno a costo Vabbè, 5. ma dai, allora adesso aprite Cockatrice, vi montate velocemente il tribale Gideon e lo provate così non dovete spendere No, ma carte tanto magari questa per. regola parte da Ixalan, Ma quindi fa non lo ha stesso, ci senso. provate, vi divertite, vi incontrate tra di voi e ci proxate, così fate il tribale Gideon. E ovviamente è retroattiva, perché Sì, altrimenti. tutti i Planeswalker ovviamente otterranno lo status leggendario e la regola si applicherà chiaramente. Allora, ora poi, dopo aver spiegato questo, guardiamo un attimo il nostro simpatico Jace Jace. è un 3-3, ha 3 Sì, fedeltà, e costa costa 3, 3. con un più 1 dice che ogni qualvolta uno o più creature che controlli infliggono un danno da combattimento a un giocatore in questo turno, peschi una carta e poi scarti una carta. Quindi, indipendentemente da quante creature passano, in realtà peschi sempre uno e scarti uno. Ti fa giusto un po' di filtro, per un più uno. Col meno due, Attivata dal 1º settembre, non lo so, non avevo visto questa. Anche neanch'io, sinceramente. perché il Planeswalker questo non esce, Andiamo a vedere se l'abbiamo qua. perché significherebbe applicarlo allo standard di un GP. Per quello, insomma. Ta ta ta. Tuttavia. Qua non c'è scritto, ma in teoria tutto quello che concerne la nuova edizione, compresi i cambi di regolamento, vengono applicati all'uscita dell'edizione. Tant'è che a ogni edizione loro fanno, l'update delle regole. E penso che con Ixalan, oltre a inserire le nuove meccaniche nelle regole, metteranno anche la regola del Planeswalker. Anche perché se no, non ha senso che lo facciano partire questa cosa dal 1º settembre, Ma semplicemente. proprio per una questione che c'è un evento un po' troppo grande attaccato a quella data. Intanto di danno detto che non male più una seconda combo se le cotte. Ah, Cioè. ok, io stavo parlando di Gideon di cosa. Ho letto proprio sull'articolo introduttivo. No, non c'è scritto. Ce l'abbiamo qua. Infatti siamo andati a leggere Aspetta. quello. Control find, no. Settembre. Control Cosa? F. Control Hai già perso. F. Cerca settembre. No. No, Non viene. Non mi. Cioè, spiega, a partire da questa espansione, quindi da Ixalan, tutti i Planeswalker passati, presenti e futuri avranno il super tipo leggendario. Quindi è da vedi partire da questa espansione, che che vuol se non dire sbaglio è all'uscita di il Ixalan. release, il pre-release nel momento del pre-release per se viene sbustato Jace, ma il Esatto. Sì, che release. tanto comunque in Sealed non ci sono due Jace Aspetta. diversi, quindi No, comunque no. non fa lo stesso, è Sì, esatto. indifferente. E saranno anche soggetti alla regola dell'unicità dei Planeswalker, invece non verrà più applicata. Tutto quello che si applica alle creature leggendarie si applicherà anche ai Planeswalker leggendari. In base alla nuova regola sono tutto quanto bla bla bla, e poi c'è la spiega. No, c'è scritto che quindi da Ixalan partiranno. Col più 1 di Jace. Pa, 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 pa. Puoi pescare massimo 4 volte a turno. Allora, perché puoi fare doppio attacco, Ah, attacchi ok. improvvisi, Beh, attacco doppio normale. attacco conta come attacco improvviso. Fai attacco improvviso e attacco normale, più Ah, è una sono seconda due. combat. Va Sì. bene. Perché gioca attacco di regalo questa chicca. Sciacqua mantato d'onore. Artefatto. Tappi. Leggendario stappato che controlli. Stappa. Ah, sì, ci sta.
Seconda, meno 2, crea una pedina creatura illusione 2-2 blu con quando questa creatura diventa bersaglio Di una di una magia. magia, sacrificala. Un classico. Sì, non è proprio il massimo, secondo me, perché comunque lo mandi a uno per un 2-2 che boh, non lo so, non mi piace col meno 2. Se fosse stato un meno 1 ci sarebbe stato. Meno 5 è me sì, meno 2 è meno forte, meno 5 ci può anche Che stare. sfrutta subito la nuova regola, Esatto, essenzialmente, perché che crei fai due le pedine che sono copie di Jace Nowfragos tutto, tranne che non sono leggendarie, chiaramente. E quindi, con questo, tra l'altro, in Commander, visto che stiamo parlando anche di quello, se hai stagione del raddoppio, sono 4 no, Jace. sono infiniti Jace che fanno infiniti 2-2. Perché ognuno entra con 6, Sì, anche fai... il commento di che Jace di astuto non ha nulla, effettivamente, non Esatto. brilla. Quello astuto ci ha un po' lasciati un po' così tutti. Sì, comunque fai le due, entra questo che è a 6, fai meno 5, fai le due coppie. Una fa il 2-2, l'altra fa il meno 5, fa altre due coppie. Una fa il 2-2, Ok. eccetera, 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 Ok, eccetera. al punto in cui hai infiniti Jace cosa fai? No, infiniti 2-2. Ok, allora quello ha più senso. E infiniti Jace, tra l'altro. Non dare strane idee a chi gioca a Trax. Beh, però era obbligatorio Poi, dire un queste paio di cose. cose che si notano in questa art molto figa. Jace è un po' palestrato e c'ha pure i piercing all'orecchio oltre ai tatuaggi. Se... Ah Ah, sì, non ci alle ho orecchini, notato. Non l'ho sì. notato. L'abbiamo zoomato particolarmente bene ieri. Ah, ok. Per capire nei Sì, dettagli e sì, per il sì. cosplay, Quindi si è fatto ovviamente. anche gli orecchini, quindi è Non si sa, proprio magari li aveva già da Un prima. pirata. Andiamo avanti. Yarr. Allora, Ma una preda al collo? ha Un un sasso. sasso, sì. Adattamento arcano. Questo avevamo già visto, era una delle prime che si vedeva proprio chiaramente. Mentre entra in campo di battaglia, scegli un tipo di creatura. Continua Le a creature controllano il tipo scelto in aggiunta ai loro altri tipi. Lo stesso vale per le magie creature che controlli e le carte creature che possiedi che non sono sul campo di battaglia. Che, nel senso, ci può stare se... così, sono sempre quelle carte che Ma ti chiedi, ma sì. sì, perché? Infiniti Jace, infiniti effetti più uno, peschi il mazzo e perdi, perché è Astuto. astuto. Giusto. Acuta osservazione. Poi... Vabbè, questo è un po' forte. Allora, intanto un simpaticissimo 2-3 a costo 4, le creature che controlli con segnali più 1 non possono essere bloccate. Punto. È Anche forte questo, quanto sì, semplice. forte, lineare, forse in standard sarà forte o no, dipende da Non come è riescono a malaccio. lavorare in meta, esatto, in Atraxa è Sì, forte. andiamo a cadere Siamo sempre sempre lì. lì. Perché è un incubo Atraxa. Sì, quanto pare. Non male per Traxi. Traxi Moon. Vabbè, giusto. Traxi è imbloccabile sempre. Eh sì. Non male. Non male, Poi, oh, questa non male. qua mi piace Questa è tantissimo. una Prende il segnalino prima bestia. dei bloccanti, esatto, perché è all'attacco. Sì, come faceva Olivia la seconda. Che quando Sì, esatto. attaccavi. No, No, Drana. la Drana. Drana la seconda, No, Drana. la Drana è quando faceva danno da combattimento. Combattimento. Però lei aveva attacco improvviso e quindi faceva Ok, prima giusto. delle Allora, normali creature. Copala è un ficcone da panico ed è pure un tritone fortissimo. Perché tu dici, vabbè, ma è un 2-2 costo 3. No, poi ho Quale? riguardato quella cosa che ho detto ieri alla fine non vale del counter, perché lei non era in campo, quindi la possono counterare a questo Sì. punto. Ok, basta. Sì, ok. Vabbè, Non dire i tuoi errori in live, dai. così Copala. non lo dicevi te se volevi ridire. No, non me lo ricordavo più. Ok. Io ho problemi con la memoria a breve Ok. termine. Ma non è a breve termine, te l'ho L'ho dimenticata subito. detto. Sono... Benissimo. Allora, questo simpaticone fa costare tutte le magie che bersagliano il tuo tritone e le abilità attivate che bersagliano i tuoi dolci tritoni, due in più. È bellissimo. Secondo me sì, perché
Sì. è un'ottima, cioè togliete Kira e mettete questa, perché non Cioè, allora, c'è. il costo in sé in un mazzo che, se non sbaglio, è monocolor, tritoni. Sì. Quindi non hai problema neanche di giocarlo perché effettivamente non. Giocatore medio di Magic. Abbiamo adesso un tritone, ma che secondo è che questa conta anche i counter, perché le magie tritone sono tritoni e quindi le magie lanciate che bersagliano il tritone costano due in più. Se proprio Però vogliamo. non è ancora E può scendere di tritone. fila. Sì, mentre Mentre lanciato è tritone magie, già, certo. quindi effettivamente funziona. Può scendere di Cioè, fiala. è lì c'è da. Secondo me c'è da provarlo, non c'è altro mo modo. Però comunque già il fatto che sia un tritone che abbia un effetto molto 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 simile Anche a quello di perché, Kira, cioè, scendendo la sotto. rende sicuramente degna almeno di essere provata. Comunque, essendo in un fatto che in due formati che hanno costi di mana particolarmente bassi, perché sia il Legacy che Aspetta, il con Modern. tritone controlli, ruling di ramagio permanente. No, se c'è scritto un tritone che controlli è un tritone qualsiasi cosa sia. E quindi se che sia un permanente, anche una magia è un tritone se è una creatura tritone. È quello il E fatto. costando due in più, cioè l'azione che costa due in più in alcuni formati, se fosse in standard diresti vabbè, da un certo punto di vista, Sì. che rottura, ma ok. In questi formati che sono molto più veloci, hanno costi di mana particolarmente bassi, se fosse costato 4 non avrebbe avuto gioco praticamente. Sì, forse era troppo Era, ma costoso. 3 è già nella tipologia di carte che può essere giocata e fa pagare magari 2 qualcosa che costa 0. Sì. 5 qualcosa o 4 qualcosa che costa 3 o 2 che normalmente magari cali prima oppure blocchi blocchi più facilmente qualcuno e non puoi Sì. farlo. Comunque limiti il Ovviamente turno no, di. Se ovviamente entra, non limiti il turno. diciamo è super forte, però per quelli che giocano tonni l'hanno visto, magari dici provare, tentare una nuoce, ti dico mettilo in 4 per secco e provalo al primo No, 4 per GP. no perché è leggendario, quindi Cioè, mettilo c'hai in delle. 3 per secco e provalo al primo GP che No, a cui sì, allora la partecipo. prima prova da Provalo. fare è la tua lista, che tanto giocherà Kira sicuro, sostituire Kira con questo e vedere come va. Basta. Nel senso, da lì si capisce, magari si giocherà sia uno che l'altro alla fine, Però perché. sicuramente è una carta. Che è una carta dello standard che forse troverà gioco in formati che non prendono normalmente dallo standard. Sì, 2x Decide al posto di Kira. Sì, ma secondo me si può provare anche di main. Cioè, finché si testa si può provare tutto, ma secondo me Sì, anche di non è che main. si testa al torneone. No, sì, però si fa il torneo, il Friday Night Modern, provare a Con buttarci tritoni. dentro le due Copala di main al posto di Kira e vedere come va. Perché comunque, nel senso. Per come la vedo io, per counterati possono essere counterati sia lei che Kira, non è che sono immuni. In più Kira è vero che è la prima magia o abilità che bersaglia, viene counterata secca, però poi quella dopo. E il fatto è che secondo me è quasi più forte far pagare due in più, perché alla fine togli completamente un turno Sì, all'avversario. perché comunque Alla fin fine. di quarto turno dopo che è stato giocato questo, cioè comunque togli la possibilità di giocare due cose o di tenersi open per qualcos'altro. Dice Esatto. o faccio quello, dopo magari non E faccio più poi c'è sempre niente. il fatto che comunque questa palla puoi calare di fiala Sì, e quindi. esatto. È nel senso. Sì, con entrambi giù, vabbè, cambia mazzo, non giochi più Esatto. tonni, ma giochi. Beh. E basta, quindi questa è veramente, cioè, è stata una bomba, anche perché già la si considerava forte Con con i ognuno. leak che sembrava che ci fosse scritto che le magie costano uno in più. Questa nerfa Decay, Kira no. Ah, anche. È un ottimo punto, perché Decay non può essere counterata e quindi l'effetto di Kira non funziona. Quindi
quindi tu la puoi lanciare e spaccare una cosa perché tanto non può Questo essere no. counterata. Questa invece è un decay che devi pagare 4. A quel punto dici. Che oh, ci sta, però hai perso un turno, cioè nel senso far perdere, Perdi del nel senso tempo. hai fatto un 1 per 1 nel tuo turno, basta. E che contro un mazzo come Tritoni è quello che vuole. Anche perché penso che meni di Fare, brutto. esatto, fare in modo che non muoia, che riesca a picchiare con più Tritoni possibili. E questa qua limita essenzialmente le risposte che l'avversario può lanciare in un singolo turno contro i tuoi Tritoni. Anche perché magari prima Poi è chiaro magari. che se fanno Vratta, e vabbè, ma quello nel senso c'era anche prima il problema, quindi se si gioca ancora vuol dire che comunque un mazzo forte. Go, Ok, go, andiamo go. avanti. Allora, Melody Ammaliante, un simpatico costo X, e prendi una che prende il controllo di una creatura bersaglio con costo in mana convertito pari a X. Questo lo vedo da Commander, Ma anche anche da no, secondo me. standard per alcune cose. Beh, Perché è Commander istantaneo, sicuro. solo per il fatto che è Quindi istantaneo. tipo, a gioco il ciccione, no, lo prendo Sì, io. in un control, un decide magari contro Sì. qualcosa, potrebbe essere. Si giocava d'altronde quella con le energie che costava 5, però quella è un po' più forte. Quindi secondo me finché Questa è ci sono una. Sì, versatile. questa la puoi giocare anche nei mazzi non energy. Quella Sì. là, nei mazzi energy, è molto più forte di questa, secondo me. Che costa 4 se non sbaglio. E prendi le creature spendendo energia. Prendi una creatura spendendo energia pari alla forza della creatura. Che forse dipende. Comunque, questa magari quando esce quella, questa qua potrebbe. No, quando esce quella, esce anche questa. No. Quindi sì, potrebbe essere un'idea. Sabotatrice audace. Costa 5, ma prende pure artefatto. Ah, è vero, è vero. Eh sì, allora no, è Però, assolutamente più allora, è forte. più forte, ma in alcuni mazzi la puoi tenere comunque anche questa come risposta, come Dipende, utilizzo dipende, nel dipende. senso, Anche non perché conosciamo il ora meta come, beh, futuro. il meta ora come ora rende più forte l'altra perché comunque ci sono anche la questione Sì, veicoli sì, sì, che sì. puoi rubare, oltre ai mecha titani, oltre a Sì, quello. sì, sì. Quando saranno magari meno artefatti e rimarranno solo alcuni dei veicoli, potrebbe anche diventare comunque più utilizzabile. Oppure non servirà più, non si sa bene. Non dice, eh sì, per quello potrà vedere del gioco, perché Sì, prendi perché lo permanentemente il prendi, controllo. punto. Allora, questo qua è un altro pirata mono blu, 2-1 costo 2, tappa 2 e 1 blu, non può essere bloccato in questo turno. Quando infligge danno a combattimento a un giocatore può pescare una carta, se lo fai scarta una carta. Questa è un po' così, la vedo un po' da limited, nient'altro, perché alla fine. Ok, un 2-1 costo 2, per non essere bloccata devi pagare 3. È Per quello. poi fare che cosa? Pesco e scarto, neanche pesco e basta, quindi, insomma, potevano impegnarsi un po' di più. Sdegno Esegna del del fiume. fiume. Allora, sdegno del fiume, ci si sofferma un secondino proprio ino sul flavor text perché la protagonista è la nostra amica Vraska. Intenta seguire la bussola taumaturgica. Ricevuta da chi? Da niente poco di meno che Bolas. Esatto. Vraska finì dritta nella trappola degli araldi del fiume. Quindi, oltre a, come avevano detto nell'ultimo Magic Story di Hour of Devastation, Ralzare che era al soldo alla fine, Ralzare che lavorava per Bolas, non si Esatto. sapeva bene quanto fosse cosciente dei piani del sommo drago. Anche Vraska viene aiutata da Bolas, quindi tutte le volte che viene aiutata da Bolas, in realtà è Bolas che utilizza la persona. Esatto. Gli spoiler hanno dato un'ammazzata alla Lord di Ravnica, sì, effettivamente È stato Jace. tirato scemo da chiunque tranne Lavinia. Su Ravnica lavorano tutti per Volos Esatto. Chi vi ormai. dice che la nostra amata Lavinia. Lavinia non lavori per Bolas? Esatto, In ma realtà sotto sotto ha cambiato allineamento ed è Grixis pure lei, anche lei dato che va bene. lo siamo un Ci po'. sta. Ci sta, ci sta. Mi Poi come è passata la carta. necromanzia, però puoi rimettere Ok. stecchetto. Come carta non è niente di che, No. perché alla fine c'è Squarcio Ciclonico che è molto meglio. Però dice: fai tornare tutti i permanenti non terra controllati da un giocatore, bersaglio in mano ai rispettivi Ma proprietari. no, ma. Eh no, è passata anche lei al lato oscuro.
Non è più buona e Non è più legale. buona legale. Si scopre che Ravnica non è più Ravnica, ma è Bola City, Esatto. come, un po' come Amon, che con le corna ovunque. Brutto. Quindi sei Allora, lesnia con le corna. poi ci sono i sireni pirata, che sono sirenidi, quindi sono No, sireni. sono sirene. Sono sirene ma maschi, quello è un maschio, non ha le tette, quindi sono È un sirenidi. pennuto. Lavinia come Obi-Wan, è l'unica immune. Questo parallelismo mi fa piangere il cuore, Obi-Wan, mio adorato Obi-Wan. Però in Questo non è. Clone Sì, questo non è malaccio, secondo me potrà vedere del gioco, perché comunque è un 3-3, questo 4, lampo volare, può bloccare solo le creature con volare, vabbè, però quando entra nel campo di battaglia, se controlli un altro pirata, tappi due permanenti non terra. Che, dato che sembra che i pirati comunque vadano sempre nella direzione dell'aggro o comunque di dover attaccare, è sempre meglio avere due paranti in non meno. è esatto. E col fatto che ha lampo, la fai nel turno dell'altro e anche lui è disponibile per attaccare. Quindi secondo me non è male. Anche perché dal leak iniziale sembrava costasse 5 e lì un po' ti storce il naso, però costa 4 secondo me. Ci può già stare un È pelino già di più. meglio. Poi, pirati facoltosi. Ok, questa è una tra l'altro anche delle carte spoilerate con la meccanica, cioè con l'articolo delle Allora, meccaniche. quando entrano in campo di battaglia, crei due artefatti tesori in colore. Cosa fanno i tesori? Un po' come gli indizi, però sacrifichi questo artefatto e aggiungi mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana. Cioè, l'idea Esatto. è un po' quella degli indizi, ti fai l'artefattino, lo tieni lì e lo usi al momento. E questa è una delle meccaniche che penso siano un po' sparse Sì, ovunque ma nei pe colori. ovviamente penso rimangano soprattutto sui tre colori più È il legati ai token pirati. gold, esatto. Solo che qua è tesoro più fico. È il token gold, sì, dell'incantesimo aura in Commander, però sì, qui è un po' più fico con tesoro perché ci sta. Il Tesoro, tesoro, tesoro. cosa vuoi? Ok, andiamo pure avanti. Questo è bellissimo. Davy Jones. Allora, questo è bello, ma perché ce l'ho in testa per giocarlo nel mono nero? Perché puoi esiliare a costo modico, costo 7, niente di più. Sette. Vabbè, ma giochi il macellaio di Malakir, puoi giocare anche questo. Esili fino a 5 carte creature avversario dai cimiteri. E già questo è bello. Un avversario separa quelle carte in due pile. Metti tutte le carte di una pila a tua scelta sul campo di battaglia, sotto il tuo controllo, e restano i cimiteri dei proprietari. Quindi prendi creature fastidiose e ci giochi un po'. Sì, una Esatto, Factor no. Fiction per i neri. A A costo 7. costo 7. È un po' difficile, però in realtà pensato nell'ottica Commander, costo 7 può andarti bene perché ormai c'è tanta mana nei cimiteri altrui. Com'è che mi dico che ne costano quasi sempre 18? Non lo sappiamo. Perché così le posso giocare in Commander dove il mio costo di mana è da medio e dai 5 in su. Perché gli piace, è una prerogativa delle nere mitiche, a quanto pare. A parte i planeswalker forse. Sì, è vero, perché è vero, i planeswalker di solito hanno dei costi abbastanza Un po' più decenti. umani. Let's go. Allora, Ok. capitano della flotta abissale, quindi torniamo su un pirata umano. Questo simpatico 2-1 a minacciare, già questo non è troppo troppo male. Aspetta di vedere quella rossa. Ogni qualvolta il capitano della flotta attacca, se controlli un altro pirata, anche qui continuiamo sulla questione tribale del pirata. Non pedina, puoi pagare 2. Se lo fai, crei una pedina 2-2 pirata con minacciare. Quindi fai pirati se attacchi con i pirati, un po' come una grande carica. Ma come dal 5 in su è troppo e vivi per Commander? Il 5 è il costo minimo per il Commander, è il costo per renderla appena giocabile. Cioè, prima giochi Tiny Leader. Cioè, la mia curva di mana è perfetta. Il L'unico fatto è che formato le vacche sono a costi in... alti. Esatto. È una curva di mana che quando scurvo faccio robe tipo. Di solito poi c'è Liliana di mezzo nella curva di mana. È bellissimo. E quella viene uccisa perché è la eretica. Ah, ok, quello che si flips. È il Gravecrawler, la Blood Artist, Liliana. Andiamo avanti così.
E mi gioco con gente che mi chiude massimo 5 tour. Allora non è Command, è una Se poi brutta roba. giocate competitivo 1v1, cioè, i problemi sono i vostri. Andiamo avanti. Oh, Allora, questa è celebrare la bellissima. Questa ricchezza. è bellissima. Perché ogni volta una creatura controllata da un avversario muore, crea una pedina tesoro. E ok. E poi all'inizio. Vieni qua che ti abbraccio perché cioè, tu avrai Traximundar, però io ho i demoni di Xandrido o cose del genere. Quindi ogni qualvolta una creatura degli avversari muore, tu fai un tesoro. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli 10 o più tesori, vinci. Bello, Non è molto. male. Ce lo vedo un mazzo in T2 che sfrutta queste cose. A un certo punto tu lo giochi. I tesori ci sono e vinci. Basta. Esatto. Esatto, fai solo dei gran tesori. Già, comunque ci vedo creature che fanno tesori Tesorino, e a tesoriamo. manetta, quindi secondo me non è neanche così impossibile poter vincere di questa cosa. Adesso ovviamente vedremo tutte le altre quando usciranno, però si può Avanti. fare. E penso adesso che l'ho messo male. Vabbè, Ok, insomma. disprezzo di Vraska, un istantaneo, costo 4, esigli. Una creatura, un E pensiero vedi che Mechanized bersaglio. Production. Esilio una creatura, un pensiero che bersaglio, guadagni 2 punti vita. Istantaneo, costo 4. Questo probabilmente vedrà gioco perché è comunque un istantaneo che spacca Soprattutto sia esilia. sia creatura che E la Planeswalker. cosa soprattutto non tanto sul Planeswalker in sé, perché non ci sono tantissimi in generale cose che fanno riprendere il permanente dal cimitero, ma sulla creatura l'esilio è sempre molto molto interessante. Anche questa dovrebbe essere una delle carte della storia. Infatti dice ben presto, nelle taverne della secca si cominciò a mormorare della nuova capitana in grado di trasformare la gente in pietra con un solo Ma sguardo. tranquillo che non mi fa quasi mai male perché cagando, cioè avendo un sacco di semplici, di tanti, ho 2-2, sì. tantissimi 2-2 e quindi a un certo punto me lo spacco con Ghisa, quindi cioè, il danno non mi succede, non l'ho mai subito. E niente, quindi diciamo che Vraska non si fa proprio notare No, no, quando va su è una persona Ypsilanti. sobria. Allora, Poi Paladino vai. Assetato di Sangue è la seconda parte, tra virgolette, dei vampiri. Sono i monobianchi, che sono quelli molto ligi, e poi ci sono quelli neri che tornano un pochino a essere i nostri vampiri. Un Pochino filino a essere i è nostri vampiri ricoperto di sangue. classici. Ma una volta lo trasformo in pietra, c'è bisogno di minacciarlo con la E no, spada. è che l'ha minacciato con la spada, poi l'ha guardato intensamente e l'ha trasformato in pietra in quel momento. Me la immaginavo con gli occhiali da sole, stile Percy Jackson, dove c'era con gli occhialini. Comunque, questo simpatico vampiro 1-1, questo 2 ha lampo, ma quando entra nel campo di battaglia, cioè lui entra nel campo di battaglia con un segnalino +1/+1 per ogni creatura morta in questo turno. Quindi, Esatto. dopo una vratta, tu Chi lo ha cali lampo? con lampo, e questo anche perché ha costo 2, l'unica vratta che ho in mente nello standard, nera sto Ah, pensando, nero. ti costa 3, la fai un po' più avanti, tato, o te la fa l'avversario, lui pensa di averti Esatto. fregato e tu gli cali un muccone. Quindi in realtà è carino. O comunque, se proprio proprio, magari rimane un 1-1, diventa al massimo un 2-2 e lo metti come bloccante a costo 2. Sì. Il lampo secondo me può essere sfruttato bene. Esatto. Certo, non è forte come quando si giocava lo spirito, le creature col lampo, però Sì, chiaramente. non è male. Allora, predona delle Ma sei rovine. sicura che sia una predona? Si dicono così, ma sì, dai, capelli lunghi alla faccia un po' È più. un'orca, È quindi un no, lo orca. invierò a mia sorella e la farò usare come immagine del È un profilo orco, perché è una perché? mezz'orca. Ok. È un 3-2 a costo 3. È un pirata orco. E qua c'è la meccanica legata ai pirati, che non è una Incursione. nuova meccanica in realtà, ma è una meccanica che torna, perché Incursione era la meccanica dei Mardu in Khans of Tarkir, che ossia è una meccanica che attiva degli effetti se si è attaccato con almeno una creatura nel tuo ultimo turno, nel turno essenzialmente.
Che si allena a colpire persone di pietra per quando incontrerà l'unico che non può guardarla negli occhi per il troppo cemento che li ricopre. Ok. E questa predona tra 2 costo 3 che dice all'inizio della tua sottofase finale sei attaccato con una creatura in questo turno, riveli la prima carta del tuo grimorio e la aggiungi alla tua mano e perdi punti vita per il costo di mana convertito. È un Dark Confidant dei poveri, Dei Porelli, per come sì. molte volte hanno provato a fare dei Dark Vabbè, Confidant dei non posso, poveri. cioè, allora, in standard non ci possiamo lamentare perché un costo 3 non è malaccio e effettivamente non è così complesso farlo Sì, funzionare. sì. Col Però, insomma, sì, detto, insomma, non fatto buttarla. che comunque deve attaccare una creatura in generale è più forte di quello che avevano fatto uscire su Teros, che dovevi stapparlo per fare lo stesso effetto. Alla fine, Confidant, quello fa già proprio schifo. Vai avanti, non ricordiamoci Teros, Andiamo avanti. che è forte solo per i gran baccanali, più o meno. Segugio dell'occhio cieco. Allora, siamo sempre sui pirati, 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 E anche qua c'è una nuova meccanica, e questa è nuova vera. che è quella dell'esplorare, penso sia. Esatto. E, allora, questo qua, a parte che secondo me è una carta abbastanza carina, tranne per il fatto che devi avere per forza due bersagli, perché devi tappare due, lo tappi, esili due carte bersaglio dal cimitero di un avversario, che non è male. Anche perché comunque limita anche questa la questione del rilanciare le cose del Esatto. cimitero, Il gliele segugio dell'occhio togli. cieco esplora. Cosa fa una creatura quando esplora? Tu riveli la prima carta del grimorio, se è una terra la prendi in mano, quindi ti levi praticamente una pescata morta, di O turno. comunque ti levi, cioè hai già una carta in mano, una terra che magari ti serve e sai già che l'hai Sì. pescata. Altrimenti metti un segnalino più uno su questa creatura e poi puoi decidere se rimettere la carta che hai guardato, no, scusa, che hai rivelato al suo posto o metterla nel tuo cimitero. Quindi fa tre cose a costo Sì, di due. diciamo che comunque puoi pompare la creatura e in più puoi decidere quella carta, nel senso se sai che non ti serve, la butti, così Oppure magari peschi peschi qualcosa una di terra. meglio. Esatto. Oppure, esatto, ti prendi una terra in mano che avresti dovuto pescare il turno dopo e magari non riuscendo a Quindi fare in niente. realtà ha giocato di primo o secondo turno quando magari è il momento opportuno. Se ovviamente il difetto è che l'avversario deve continuare a vedere le sue creature morte Sì, o deve avere carte comunque. nel cimitero. Deve avere sempre almeno Quindi due carte è nel limitato a quel cimitero. punto di vista perché più che altro, cioè, per averle o gli uccide le creature o ti countera roba o si va a fare Sì. prendere dei peschini, cioè, nel senso non è così semplice, però in sé non è una brutta storia. Vediamo le prossime carte con Adesso esplorare. effettivamente hanno fatto bene perché se c'erano fino a 2 carte bersaglio, tu potevi, Ah no, quando niente. volevi, tapparlo, esplorare, Sì, anche se esatto. lui non aveva, cioè nel senso anche senza carte nel cimitero. Forse probabilmente per quello che hanno deciso così. Però potevano fare una, così almeno era un pochino più giocabile. Però secondo me potrà vedere gioco. Sì, quello sì. Allora, Questo torturatore dell'occhio cieco. Anche questo ha incursione, anche questo si è attaccato, un avversario bersaglio però scarta una qua. Sì, carta. questa comune, Una comune classica. classica, dà fastidio secondo me in draft, può Sì, dar fastidio, o in chiaramente. sealed questa dà fastidio perché comunque magari hai poche carte in mano e poche forti, oppure hai poche carte in mano, alcune forti, alcune no, non sai mai cosa pescare, però quella Sì, scartare, sì, quella sì, sì. magari poco forte però ti serve perché è una terra e piangi. Quindi in realtà in alcuni nei formati tipo draft e sealed ci Sì, si beh, vedrà. Poi chiaramente. se vuoi fare un commander pirati devi giocare. Allora, qua Eccola, a c'è la proposito di costi agili Alti. E a e proposito di perché le mitiche rosse fanno sempre cagare, e questa è la domanda che mi sto ponendo da molto tempo oramai. perché non le Tranne sono. forse Azoret è l'unica che ultimamente. Vabbè, comunque a costo 7 è una stregoneria che dice: distruggi una terra bersaglio. La stella dell'estinzione infligge 20 danni a ogni creatura, ogni planeswalker. La cosa che mi chiedo è perché 20?
Perché 20, perché sei sicuro di ammazzare tutto, Ma proprio tutto. sicuro. Ammazzi tutto, ammazzi anche Emrakul Te lo con sta roba credo, qua. hai 7 danni di scarto. E poi se l'idea dell'estinzione ci sta. Allora, l'idea in sé è un'agile fratta a costo 7, che spacca anche i Planeswalker. In realtà, il costo in sé. Però. No, beh, però non è... costa troppo. Anche perché, comunque, sì, costa troppo perché fa. Distruggi una terra, fai quello. Sì, ok che fai vratta, però c'hai già... era della rovina, che... Mammola di pezza si becca 20 danni di rigenerazione. Sì. Però, cioè, sono quelle le cose buffe. C'è anche un incantesimo che costa tipo 3, uno di quelli che abbiamo visto ieri. Costa 1 e 2 rossi e dice che le creature... quando gli viene inflitto danno, infliggono altrettanto danno al loro controllore. E tu giochi quella, giochi questa, basta, in teoria hai vinto. Però, parlando di Commander, chiaramente. Però, nel senso, non vedo altre applicazioni. O col, il Mentor gli dai lifelink. Comunque, nel senso, applicazioni buffe in Commander o similari. Anche perché dicendo creatura e planeswalker non ti permette di vincere effettivamente, ma fai solo una dratta a costo Sì, fai 7. vratta alla fine, nel senso, né più né meno. Andiamo oltre. Qua c'è l'altra mitica, che è l'altra mitica che mi chiedo perché. Allora, dai, insomma, è un 3-3 con travolgere a costo 4, dai, insomma, Sì. è meglio. Però, quando la ciurma chiassosa entra in campo di battaglia, pesca 3 carte. Poi scarta due carte a caso. Cioè, sì, ci Se sta che è una rossa che ti fa pescare, però, due carte boh. condividono un tipo di carta, che vabbè, se due sono in questo caso saranno, se due sono pirati, Un tipo di carta, carta, quindi creature, creature, stregonerie, istantanee, terre, quindi anche bla bla bla. peggio, Esatto. vengono scartate in questo modo, metti due segnali di +1 su una ciurma chiassosa, ma funziona anche con le terre? Sì, le Dai, scarti peschi due due terre, terre. le scarti a Ah sì, devi caso. avere solo lei e due terre in mano. Sì, Ah no, che poi neanche, perché comunque ti fa pescare tre. Cioè tu non magari sai hai culo come che me molto cosa. spesso e Hearthstone esce da questa carta. magari hai talmente tanta fortuna che ti ritrovi come me con mano rosso con solo terre in mano e a quel punto sei Sì, ma felicissima se peschi Pasqua. anche tre terre sei proprio sfigata, però, eh. Scusa. Il ferro può piacere, ma non ricordo due espansioni con un valore così basso come quello di Ixalan e Devastation. Ho letto rara il mio regno per un lanciafiamme, perché sicuramente lo sbusterò fuori. Ovvio, l'unica cosa carina che posso farvi notare, dai per Beh, favore, Hour of Devastation non ha un power level così basso. la Questa sì. questione è, non è che il power level lo stanno abbassando Lo stanno abbassando, volontariamente. certo, non è che hanno detto non sanno più fare le No, carte, ecco. volontariamente stanno abbassando il power level. Una cosa carina su questa nell'illustrazione è quello in basso che avevamo già notato. Esatto, nella... che È poi dopo c'è anche quella. nell'altra, Sì. Esatto, quello blu e peloso è un goblin. Dei sembra degli piccoli yeti, piccoli però. yeti un po' scimmiette sono invece dei goblin. Quindi i goblin su Ixalan ci sono, ma non ci sono le carte. Per ora. Per ora. Dai, Perché secondo me ci saranno. almeno un goblin su una mongolfiera ancora. Ancora, no, goblin sulla nave, sulla barchetta, Magari c'è a remi. Squee! No. C'è un idolo gigantesco con Squee! Loro No. adorano Non Squee! sono mai andati su Ixalan. Squee da solo No. ha rubato la Non cavalcavento. credo. Squee! Aspetta, da qualche parte Ok, tu andiamo vai avanti. avanti. Goblin all'arrembaggio. Allora, Avatar, ed è giusto così, poi il più basso implica game più equilibrato in standard. Sì, ma non ci stiamo lamentando. È che molta gente si lamenta. Non va a fuoco tanto. Ecco. Ok. E noi non ci... cioè, Noi siamo qua solo noi lo perché capiamo contenti perché il power anche. level deve alzarsi e abbassarsi anche per dare un po' di movimento alle cose, per cambiare un po' Il la tipologia problema di gioco. sono quelli che Il problema iniziano a è... dirti: ma fa schifo, ma non sanno più fare le carte, Magic Mirror è quello vecchio, Sì. ma lo standard ormai è morto, appunto perché lo standard è morto per qualcuno, il power level deve variare. In modo tale da creare uno standard più variegato perché ci sono tanti mazzi con livelli simili che quindi si possono fronteggiare.
comunque, nel senso, ho avuto un sogno di Jace dopo le botte di I vampiri bianchi, i goblin blu e i i tritoni tritoni erano verdi, verdi, dai. non Insomma, siamo anche... così esagerati. Allora, l'avatar del sole Questo ardente. qua l'avevamo già visto perché dinosauri. Madonna, se li preordino tutti. Sì, non uso l'emoticon, ma non è il tono cattivo. Ah, ok, tranquillo. Allora, piccolo fun fact su questa illustrazione. Ok. Stamattina l'illustratore, che è il mio nuovo tesoro, Randy Vargas, che è bravissimo, ha pubblicato i lavori precedenti, cioè nel senso come è arrivato a Lo questa sketch, gli illustrazione. sketch. Tre sketch in Ok. particolare, l'originale che aveva ipotizzato lui e poi questa in due versioni molto simili. L'originale era molto bello, ma gliel'hanno un po' bocciato per il fatto che sembrasse non feroce, ma quasi Ok. carino, un po' cutie, perché era in una posa come se stesse proteggendo e si è ispirato al T-Rex di Jurassic World e Jurassic Park quando ruggisce alla fine del film, Ok. che è lì come per dire io sono l'ultimo baluardo, io sono la protezione di questo, io ho appena sconfitto un altro cagone gigante. Però risultava troppo quasi carino e quindi gli hanno chiesto di cambiare la posa ed è venuto fuori questo che invece ha l'aria potente, Più più cazzuta. cazzuta. E quindi... Per l'effetto, come avevamo detto prima, c'era l'altro, il vampiro bianco che sembrava un titano solare. Effettivamente lo voglio, punto, occhiali da sole, pianta faccia da monkey. Ci fa... Ok, dopo lo facciamo. Ta-ta-dan, ta-ta-dan. No, era la superstition. Ok, finisce Ok. la live e facciamo come al solito, Le come cagate che so. ci dite le facciamo sempre perché sono belle. Tipo dal diario di Sorin. Però questi vampiri bianconeri potrebbero piacere al nostro Sorin. Forse, ma dipende se sono troppo fanatici o no, perché a lui non gliene frega niente di quella roba lì. Faccio quell'altra adesso, a posto di imparare a dipingerle e farla io. Comunque, dicevamo, quel vampiro bianco era il titano solare un po' spompato. Questo qua può ricordare il titano rosso. Nell'effetto dell'entrata, perché comunque il titano rosso quando entra attacca fa 3 danni divisi tra creature e giocatori. Questo qua fa 3 danni all'avversario e 3 danni a una Ok, creatura. allora grazie e divertiti, perché è cattivissimo Web 3, Beh, potrebbe... sì, direi che potrebbe essere divertente. Quindi buon cinema. Ok. Ormai è impossibile queste cose, sorry, non avere proprio faccia di pietra. Basta, basta. Ok, andiamo avanti. Comunque, ti faccio notare che qualcuno, credo che non sia proprio sempre, cioè, secondo me qualcuno si arrabbia per il fatto che continuiamo Perché? a prendere per il culo. Forse qualcuno là in alto, suo nonno ci odia. Ciao Fabius. Non è importante, sarebbe un po' più tardi, poi ti riguarderei la prima parte, ma perché c'è ancora la seconda? Sì, c'è ancora un bel po', secondo me. Perché abbiamo fatto, ci siamo rimasti nei tempi per 2 volte di seguito, quindi ho gli Eh sforiboli no, di beh, ma oggi rito. era chiaro che non stavamo Allora, nemmeno un'ora. lei è fichissima come Lei, allora, i illustratore. nomi. Allora, già mi sta sulle balle, però, che abbiano tradotto i cognomi in inglese. Perché Sì. Capitano Lennery Storm è molto più figo di Lennery Fendi Burrasca. E soprattutto il mio cuore piange ancora per Lovisa Occhi Freddi. Esatto. E da un altro punto di vista, oltre a Lovisa Occhi Freddi, c'erano anche tutte quelle belle traduzioni tipo di Vove e altre cose che ti Beh, facevano un vabbè, ma po' il quelle boss. lasciale perdere, dimentichiamocene. Dimentichiamocene. La Comunque. nostra Lennery è una capitana molto elegante e molto affascinante. Mi piace davvero, la Sembra voglio. una foto Eh fatta sì, ma la benissimo. voglio vera. La voglio vera. È un 2-2 a costo 3, un po' tipo Carizelva. Ha rapidità e ogni qualvolta attacca E come vado a tradurre tutto? Piangiamo per i troll No, napoletani, sì. fortunatamente giocandolo con le voci in Sì, inglese era ma no, quando giocavamo noi ancora non avevano fatto neanche la esatto. localizzazione, fortunatamente, però me l'hanno fatta sentire. E no. Allora, cosa fa questa donna meravigliosa? Quando attacca, crea una pedina artefatto tesoro in colore che fa la stessa cosa. Sì, chiaro. Ogni volta però sacrifichi un tesoro, la capitana
Lannery, non ha un cognome in italiano. No, non è un cognome, lei si chiama Lannery, penso sia il nome. No, Lannery, ma non ha un cognome in italiano. Prende più 1 più 0 fino alla fine del turno, quindi non è malaccio, perché comunque sì, può diventare un 3-2, può diventare... Ma comunque rapidità, può uscire dal nulla, pomparsi a manetta, si quindi vedrà. In realtà può essere carina. Si vedrà. Poi dai, guarda che bella, con quel bel cappello. Poi invocazione, questa fa... Allora, invocazione della Fenice Solare, che in realtà dovrebbe sembrare più che una fenice, dovrebbe riprendere un colibrì. A me sembra un... Sembra un gufo alla fine, lo so, però il nome in, in inglese dovrebbe essere tipo tradotto in italiano nettarinide, che sono i nettarinidi, sono la famiglia dei colibrì alla fine. Sì. Perché avevo visto lei, ho pensato a un Grixis ispirato con quell'incantesimo che ti fa vincere con i tesori, ma non lo so. Cosa dite? Comunque, questo è un bellissimo incantesimo che per Commander, perché io sto facendo un Commander molto particolare e in cui andrà sicuramente questa carta, costa 6, dice ogni volta lancia una magia dalla tua mano, riveli le prime X carte del tuo Grimoire dove X è il costo di mana convertito di quella magia. Puoi lanciare una carta rivelata in questo modo con costo di mana convertito pari o inferiore a X senza pagare il suo costo di mana. Mettile alto in fondo al Grimoire, non è casuale. Quindi essenzialmente ogni tua magia potenzialmente diventa... Sto montando un Joyra Chaos, che tra l'altro penso che anche un altro nostro amico in comune lo sta montando. E... perché volevo fare così, perché mi divertiva la cosa. E prima, adesso che avrò 2 giorni di ferie, magari riesco a buttar giù una lista e iniziare a farlo bene come si deve, dato che per ora ho solo preso le carte caos, diciamo così. Comunque questo è un incantesimo carino per il Commander, niente di che, però ci sta. Ah, questa è la terra. Cosa stai fando? Sono trovato una roba. Questa è la terra che era già uscita e che ci verrà donata nel caso in cui partecipassimo alla Lega. Già è un bel comandante. Sì, ma scrivilo scritto così mi viene un po' male al cuore. questa è una terra che riceveremo in omaggio se partecipiamo alla Lega di Ixalan. Ed è essenzialmente una caverna delle anime senza però la clausola del rendere incounterabile la nostra cosa, le nostre magie creatura. Quindi quando entra scegli un tipo di creatura, aggiungi o in colore o mana di qualsiasi colore se lo usi per lanciare una creatura, una magia del tipo che hai scelto. Direi che dato che si prospetta una bella gioia, bella gioia, va bene. Vabbè, ma è una gioia, si riesce a fare anche così, quindi dai, la gioia aiuta sempre. Allora sì, colpa mia che non ho avrebbero dovuto farla con 2017. In realtà per Commander 2017 si può giocare, cioè scambiare una terra casuale e mettercela. Sì, esatto. Comunque è molto forte, molto, soprattutto molto dato forte. Che si prospetta essere un T2 pieno di cose tribali, quindi sarà una carta alla stregua quasi di Aether Hub, considerato. Ok, va cosa bene. Succede. Ah, ok. Gente strana che ci segue su Twitch. E non puoi dire. Con nomi strani. Nomi curiosi. Beh, anch'io ho nomi curiosi. Allora, questi dicono che è particolarmente bello. E effettivamente può essere particolarmente bello. Sì, non è male. È uno... Perché? Perché ogni... Beh, già il fatto che comunque abbia rapidità è sempre carino. Perché ogni qualvolta il pellemorfo attacca, quindi anche subito, diventa una copia di un'altra creatura attaccante non leggendario bersaglio fino alla fine del turno. Quindi potrebbe essere un 2... Cioè un costo 3 che quando attacca subito fa qualcosa di un po' più grosso. Perché comunque magari è un'altra creatura attaccante che non è male, che è un po' più ciccia. Sì, sì, sì. È vero, ci sono carte sicuramente... No, è forte anche se lo giochi tardi, perché magari hai dei ciccioni, copi, hai qualcosa e hai...
che ne so, un titano. Giocato magari nel turno 3 è un po' me, giocato a un turno 7 hai un sacco. In realtà è forte in entrambi i casi. Beh, perché... no, nell'altro magari non hai, hai qualcosa di piccolo da copiare, sì. Però dici hai qualcosa con minacciare, hai qualcosa con... e quindi passa comunque. Turno più avanti puoi copiare qualcosa di non leggendario particolarmente grosso che effettivamente può diventare interessante. Mm-hmm. Andiamo oltre. Predatori di Angrath. Questa è un po' così, è una carta. È un 4-4 costo 7. Se una fonte che controlli sta per infliggere danno a un permanente o un giocatore, invece infligge il doppio di quel danno a quel permanente. Classico effetto da rosso, chiaramente, alla fornace di Rat. E cosa fai? Stai guardando le fiamme. E, mi se ne faccio un po' di pirateria. E la cosa interessante di questa carta è che si nomina un personaggio, allora, che è questo Angrath. Che ha brama per la distruzione. Brama quindi... più la distruzione che i tesori. E se non riuscirà a lasciare Ixalan, ridurrà il piano in cenere. Questo quindi... Angrath sembra essere un planeswalker che per un qualche motivo è rimasto, non riesce Ixalan ad andare via da Ixalan. L'unica cosa che non sono riuscita perfettamente a capire, però, perché un altro flavor che dovremo vedere dopo, quello sì, della terra, sì, rende tutto un pochino più complesso, e se lui è riuscito ad arrivare ad Ixalan, sembrerebbe sì, che lui sia riuscito ad arrivare a Ixalan e ne sia rimasto chiuso, e ne sia rimasto imprigionato. Sì. Più o meno. Apriamo queste cose qua. Se vuoi. Sì, potevo farlo. Ok. Aspetta, quindi... che faccio casino. Oltre che noi ci deliziamo con queste patatine alla Guinness. Allora, oltre comprate che Guinness, comprate Guinness. C'è anche la Guinness, c'è Guinness ovunque in questo stato. Comunque, oltre che sentire per telefono qualcuno che ti dice io so qualcosa ma non te lo posso dire, di esatto, spoiler, è bruttissimo, ve lo dico tantissimo. La questione è che sembrerebbe quindi che questo Planeswalker arrivato da un luogo particolare, forse perché chiama i dinosauri draghi. Esatto. Quindi è arrivato da un piano che ha i draghi, o è arrivato da un piano dove magari i draghi erano scomparsi da tempo, ma un po' si ricordavano, tipo favole, ma... e quindi dice dinosauri draghi? Perché? Perché potrebbe essere arrivato anche se è improbabile che sia magari arrivato da un piano super popolato di draghi, perché sono un po' diversi. Ma magari li ha visti. Allora. Nel senso, nel suo piano ci sono i draghi, li ha visti, ha detto questi qua sono dei draghi, che però non capisce però, perché sono su due zampe, non hanno le ali. Sono piccoli. Esatto. Quindi questo c'è, questa almeno questa carta. Se fosse un tipo da è quello che spererei. Perché secondo me qualcuno della vecchia timeline di Tarkir potrebbe effettivamente creare dei risvolti interessanti, sia per lui che torna su Tarkir e si ritrova in un mondo diverso, ma potrebbe anche essere una spiegazione al fatto che non può più tornare, che non può uscire, perché gli manca qualcosa. Perché magari lui vuole andare a Tarkir e non ci riesce più. Però, come qualcuno ti dice, prova a fare un'altra strada. Sì, quello è vero. Comunque, uno dei Khan non credo, cioè nel senso dovrebbe essere lì da parecchio. Sì, perché sei riuscito a diventare capitano e fare tutto. Quindi o è uno dei Khan vecchi che ovviamente è andato lì e si è ritrovato, magari uno dei Khan di un che noi non abbiamo mai visto, quindi non un non mi viene in mente qualcuno così, non un Surrak che ha cambiato colore e è diventato un pirata. Ma magari un cane un po' più vecchio che ha deciso di partire per proprio per un viaggio e ora non può più tornare indietro. Non so, è che nessuno e il multiverso non lo processa. Nessuno ha nominato di cane che sono andati via. E non sono ma più magari tornati. Sembrerebbe morto. Cioè nessuno. Boh. In realtà sono stati poco nominati dei cani del passato. Sì. Ok. Avanti. Cacciatore della corona solare, questa è una comune che infatti è stata usata per introdurre un'altra meccanica, che è quella di infuriare, ce l'avranno i dinosauri. Esatto. Ed è praticamente... perché sono tanto arrabbiati. Un effetto che si innesca ogni qualvolta viene inflitto danno alla creatura con infuriare. In questo caso
questi qua sono dei 5-4, costo 6, che ogni qualvolta gli viene inflitto loro danno, infliggono 3 danni a un avversario bersaglio. Quindi, che sia danno sia durante il combattimento, che sparati, che magari gli spari anche te, fai dei pinghini e così, per fare 3 danni all'avversario. Comunque, abbastanza versatile e non. E secondo me potrebbe far uscire qualche carta interessante con questa meccanica. Potrebbe uscire qualche carta interessante con questa meccanica. Perché comunque, appunto per la sua natura molto ampia, insomma, puoi attaccarci molti effetti a una cosa del genere, in base anche al colore su cui, della creatura su cui è. Sono più buone di quelle non Sì, sono molto più pintate. buone quelle normali. Andiamo oltre, dovrebbero esserci le verdi. Yes. Esatto. Che Allora, a carino. differenza invece delle mitiche a super costo rosse e nere, le mitiche verdi che costano tanto di solito danno anche grandi soddisfazioni. Perché comunque un 7-6 a costo 6 è quasi comune in una mitica verde, non può essere neutralizzato, cosa che è spettacolare, a travolgere e antimalocchio, cioè la versione grande del serpopardo, più o meno. Ma anche in antimalocchio. Ah? Ah, anche È la versione antimalocchio. grande, grossa, e del serpopardo. È una Cioè, cosa. questo E entra e ci rimane, ci di rimane. solito. Quindi, effettivamente. Ramp sarà una delle cose per i dinosauri ed è davvero davvero carino. Sì, cioè, c'è già scritto che è un planeswalker, per Sì, quello. ma più che altro No, l'idea magari l'idea era che. provava a uscire No, senza lei pensava, riuscirci. cioè si pensava all'inizio che potesse essere originario anche lui di Esatto, cioè la Ixalan. mia idea era tipo che lui ha capito di essere planeswalker. Ha provato a fare l'uscita, ma è stato ributtato indietro e quindi non riesce a uscirne. Però effettivamente ha più senso che abbia viaggiato e che sia rimasto imprigionato per la rabbia accumulata. È perfetto, Ma non è esatto. un gatto. Non è un gatto. Purtroppo. Il gatto è la somma divinità, questo è il suo animale domestico. Allora, avanguardia dell'imperatore, 4-3 costo 4, quando infligge danno commettimento a un giocatore, esplora, Quindi, solito. semplicemente. Non è, a me non piace Non tanto, dice perché non ha neanche abbastanza. un'abilità, solo per quello. Avatar del sole verdeggiante. Quindi ci sono gli avatar del sole dei vari colori dei Esatto, dinosauri, mi sa. penso di sì. Questo è un 5-5, costo 7, ogni qualvolta lui o un'altra creatura entrano nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni punti vita pari alla costituzione. Se andava a cercarsi le terre, era il titano, Esatto. perché era un po'. E il titano invece no, fa soltanto. Neanche così. È molto più forte il rosso. Sì, Sia per costo, per effetto. perché comunque fa comunque danno, 3 danni a una creatura, che dici, beh, però fa danno nel Cioè danno sia creatura giocatore. che giocatore, quindi nel senso non è male. Avanti, campione di Fondalinfa, che poi sembra un elfo, invece è un tritone, e tritone mano verde, anche questo è un caso curioso, perché fino adesso erano monoblu o erano blu-verdi. Bianco, comunque c'è sempre il blu Quasi sempre blu, dentro. magari blu-verdi perché li ho visti tra i simi che è anche Chiora, però c'era sempre il blu. Ogni volta lancia una magia, non creatura, mette il segno -1/+1 su di lui, quindi non è così È male. un prodezza potenziato. Perché essendo un segno ci rimane. Qui è un ranger versione tonno. Esatto. Esatto, sì, molto simile. Non credo che una carta di questo tipo cambierà effettivamente il meta dei tonni da Modern, però nel meta da E standard dice sicuramente. un giocatore che conosciamo che gioca Tonny, dice se uscirà anche un solo tonno verde o con del verde dentro veramente forte, Tonny potrà diventare blu-verde magari mettendoci dentro, ho detto voleva provare a farlo blu-verde mettendoci dentro le company, che Anche, sì, può essere, può funzionare. potrebbe essere, cioè, se esce davvero un tonno con del verde dentro Che forte, potrebbe valer la pena di giocare le company in tonni. Però quello, insomma, ha detto che proverà. Poi i segnalini quando lancia magia. Non è. Non, è comunque una driade, se non sbaglio. Quella con la frusta in alto. Comunque sì, abbiamo capito.
Allora, un raptor, sempre con infuriare, ogni qualvolta viene inflitto danno al raptor, pesca una carta. E questo non è male, perché è Anche un 4-5 costo 4. quindi già se gli infliggi danno è difficile che scenda, e a costo 4 ne sa, e peschi. Ah, è Driade di Quirion, non Sì, è Ranger. sempre Comunque l'amico di Quirion c'è. Quirion. Quirion c'era. Andiamo avanti. Un altro tritone verde, Molto, risvegliatrice. molto bella, ha un bel non so che, costo Del 4-3-3. X X, doppio verde. metti X segnino +1 su una terra bersaglio che controlli, quella terra diventa una creatura elementale 0-0 con rapidità ed è ancora una terra. Quindi poi decidi tu quanto effettivamente farla grande o piccola. Esatto. Non male, insomma. Puoi svegliare le terre per sempre. Ma le respacchi anche con le Questa fa tanto. tratte? Sì, fa, risveglia le terre come si risvegliavano con il costo alternativo su Zendikar alla fine. Il problema sono sempre le Esatto, il problema è che animandole per sempre sono anche vulnerabili alle rimozioni che prima potevano, nel senso, non davano preoccupazioni. Questa non è male, perché ha un soccorso plasmatore, costa 1, è un incantesimo verde. Ogni qualvolta una creatura che controlli diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, puoi pescare una carta. E a questa costo 1 tanta roba, è tanta secondo roba, perché comunque in un'ipotetica mano perfetta in cui tu la giochi subito, appena succede qualcosa di questo tipo, comunque tu inizi a pescare tantissimo, e questo è bello. me. Sì, ne può sapere. Quindi sembrerebbe comunque che i tritoni viaggino anche molto sulla Sì. terra. Allora, l'apripista di Tishana. 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 Tishana è un 2-2 costo 3 anche questo. Quando entra esplora. Esatto. Semplicemente. L'abilità secondaria di Leovold, ma l'hanno Esano bannata. bannato, esatto. Che No, bello. beh, Leovold i permanenti, dicevo, quando ti bersaglio un permanente. Era peggio. No, non solo le creature. Non c'è molto da dire di questo. Eccola qua, ta-da-da! Commander Pirati. In realtà Esatto. neanche Commander Pirati, perché comunque con un costo 4 in 3-3 anche lo standard può Sì. vederne una o due all'interno del mazzo. Gli altri pirati che controlli prendono +1/+1, quindi il lord del tipo di creatura classico. All'inizio della tua sottofase finale, prendi il controllo di un permanente non terra, bersaglio, di non terra Permanente bersaglio, bersaglio. ho messo una virgola che non c'era, controllato da un giocatore a cui è stato inflitto danno da combattimento da 3 o più pirati in questo turno. Magari non subito, magari non presto, però effettivamente non è male. La cosa, Qua dipende da da quello. dove, come si può giocare. Esatto, nel caso è il comandante perfetto per i pirati. Esatto. E Pirati! infatti lo vedo molto in Commander. Sì, anche perché effettivamente in Commander a costo 4 non è così male. Può Se fosse stare. stato un 3-4 sarebbe stato perfetto. Eccolo. No, c'è cioè, la musica Jurassic Park. Non riesco a farla quella. Comunque. Allora, Momento Jurassic Park. Gishat, l'avatar del sole, il Nyazor. Questa carta mi è stata inviata in chat come anche Jace. Commenti pirati, altrimenti comando, aspettiamo che ne escano parecchi. Vabbè, dai. Beh, dai, ci sono Questa anche i Changeling. carta ti ispira un mazzo ramp solo a guardarla. E soprattutto perché ha travolgere, cautela, rapidità e ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore rivela altrettante carte dalla cima del tuo grimorio. Quindi significa che riveli almeno. No, ne Rivedi. rivedi, dipende dai bloccanti. Tanti, che Massimo peccato. 7. Massimo 7. Metti un qualsiasi numero di carte creatura dinosauro scelte tra esse sul campo di battaglia e le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Caghi dinosauri. Sì, Punto. richiami dinosauri. È bellissimo. Questi sono ispirati a Jurassic Di Park, come brutto. posa, chiaramente. Questo però è più il nuovo.
Perché avere 40 pirati quando puoi avere 20 pirati e 20 cose che sembrano pirati? Effettivamente, sì, forse saranno pochi pirati, però dai, ti ispirava Commander. Questa carta è bellissima, appunto. Il costo è alto, sì, però è un 7-6 contro Volgere, cautela e rapidità. Che quando fa cose, quando attacca, e attacca, perché cosa puoi fare con una cosa che ha Rapido. travolgere, cautela e rapidità? Attacca. Puoi richiamare dei dinosauri, è bellissimo. E c'è scritto Ramp Nyazor tatuato sopra. È bellissimo. Non giocherò Ramp Nyazor, Nadiaso. però ce la farò. Rampaso. Rampazor. Però i colori Nyazor. Tishana, voce del tuono. Questa è bellissima per il nome e per la posa. Che Sì, carina. carina. Comunque Allora, costa 7. Forza costituzione pari al numero di carte nella tua mano. però non hai limite di carte nella tua Non hai limite. mano. E quando entra, peschi una carta per ogni creatura che controlli. Quindi in realtà può diventare abbastanza grande, può diventare più piccolina, però il fatto che comunque non ti faccia avere limite di carte in mano in standard non sarebbe male. Rotta Ovviamente è aperta. difficile che tu la giochi, però con quei colori in Commander è un'altra cosa in più che ti toglie il limite che puoi pescare. È più forte comunque Zegana, per ora, ancora. La Commander Simic, la capogilda. No, beh, 1-1 costo 6. per No, il limite è più forte la terra. beh, grazie. Non abbiamo ancora visto un dinosauro ben dell'uncino, sapete tutti a cosa mi riferisco. No. Neanch'io. Non lo so. Chiar. Il dinosauro pirata? Sì, però no. Non so, Quelli gonfiabili, forse. Allora, se questa tizia di ostaggi piace, piace. Perché è un 2-3 costo 4 che quando entra in campo di battaglia esili un artefatto, una creatura bersaglio finché non lascia il campo di battaglia. Puoi lanciare questa carta fintanto che rimane esiliata e puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi tipo, di qualsiasi Esatto. colore. Quindi non è male. Esili una roba che ti interessa e poi la lanci. Puoi Poi puoi riuscire a lanciarla magari più provare a avanti. lanciarla. Non è No, no, non malvagia. è Anche malvagio. perché toglie anche un artefatto, quindi con i veicoli. Ti Non rubi, è tieni. Ti male. Perché costa prendi di un solito costano veicolo. abbastanza poco. Andiamo avanti. Allora, il Cannocchia, esatto. cannocchiale incantato. Cosa fa Allora. il cannocchiale incantato? Mentre entra in campo di battaglia, guardi la mano di un avversario. E già questo è bellino. Poi scegli il nome di una carta qualsiasi. E anche questo è bellino. Le abilità attivate dalle fonti con quel nome non possono essere attivate a meno che non siano abilità di mana. È un ago spinale, solo che prima guardi che cosa ha in mano l'avversario. Ma che belle, Che che non persone è simpatiche, questa entrerà in Commander. Questa non è male. Vessillo del trionfatore costa 5. Mentre entra nel campo di battaglia, scegli un tipo di Un creatura. classico. Le creature che controlli del tipo scelto prendono più uno più uno. Ogni qualvolta lanci una magia creatura del tipo scelto, peschi una carta. Stemma araldico nerfato, è Ah, un un porta un po'. campo, sì, un tipo un piccolo lord della Sì, creatura a costo scelta. 5 che ti fa anche pescare, non è No, malvagio. è il costo 5 che mi lascia un po' così, però insomma, non è Sì, così un male. po' me. È un vessillo di Konda diverso. Diverso. Infatti è del trionfatore. Conda non gli è andata troppo bene. Poi. Ah, questa qua si è sminchiata. Ci copriamo un attimo. Ci sei solo te. Allora, visto che ci sono solo io, parlo Esatto. io. Cos'è questa? Rimangio. Questo è un artefatto che diventa una terra, o una terra che diventa un artefatto. No, fatto diventare. È un artefatto che diventa una terra. Allora, la mappa del tesoro entra con due e puoi, tappando uno e paghi uno e tappi, profetizzare uno e metti un segnalino orientamento sulla mappa. Poi, se ci sono tre o più segnalini orientamento su di essa, rimuovi i segnalini e la trasformi. E crei tre E pedine. crei le tre pedine tesoro che abbiamo già visto. Trasformata è particolarmente bellina perché comunque aggiungi mana di qualsiasi colore, cioè mana in colore alla tua riserva di mana come una terra
Che può essere. E soprattutto sacrificando un tesoro peschi una carta. Quindi ti può fare anche pescare almeno tre carte. Sì, anche di più. Sì, almeno, cioè Sì. dico. Jace è Quindi. sparita e è restata solo Lavinia, un déjà vu. Sì, Cosa esatto. vorresti insinuare? Che tu ogni tanto te ne vai a sbrindole. Vai avanti, schiavetto. Oh. Che brutto l'effetto con una carta più grossa. Vabbè. Ok. Allora, la goletta agile, cioè una nave Cioè, abbastanza tornano i piccola, veicoli. tornano i veicoli, ma ovviamente essendo in un piano piratesco, certo non potevano metterti delle macchine da corsa. No. E dato che i dinosauri sembrano non essere considerati veicoli fino ad ora. No, però i dinosauri possono manovrare i veicoli. Esatto, ci saranno dei fantastici dinosauri, tipo quelli che abbiamo visto in precedenza, che navigano sopra delle navi. In questo caso manovrare uno, basta, è un 4-3 a 4-3 contro costo 3. 3, neanche abbastanza scarso, possiamo quasi dire. Vabbè, a manovrare uno, Perché a dai. manovrare uno, sì, è onesto. Poi, questa qua è l'altra promo che Da avremo Open House. all'open house. Qua possiamo vedere il goblin, che è quel coso lì blu che è lì dietro così. E questa è una rimozione. Che costa 2 neri, stregoneria, distrugge una creatura non tritone, bersaglio. Strano che sia nera, visto che i tritoni sono di quei due colori, però l'idea Eh è che no, il l'idea è tritone se lo che... butti in acqua nuota. Esatto, bravissimo. Non puoi guidare un dinosauro, ma un dinosauro può guidare una nave. Sì, esatto, I quello. dinosauri che guidano navi pirate, da cui un T-Rex capitano di una ciurma di goblin, il passo è breve. Lo speriamo tutti. Sappiamo già che ci sarà una nave in cui un T-Rex, un Velociraptor, dai, perché è più Sì, piccolo, più che altro perché il T-Rex la affonda. sarà il capitano e avrà una ciurma di soli goblin. Blu, Blu, pelosi. chiaramente. Degli Yeti, piccoli Yeti. Andiamo oltre. Ci Allora, sono queste le sono le terre. terre che usciranno, che le abbiamo già viste. In che edizione? Non mi ricordo. Da M10 In in poi, poi. cioè nel senso M10, M11, M12 ed Ok, M13 se non quindi sbaglio. concentriamoci un pochino. Serve solo una più grande. Esatto. Anche. Concentriamoci un pochino sui flavor. Allora, le navi sospinte dal no a nord nella traversata del mare dei naufraghi No, dei naufragi, quindi rimangono perché una nave intrappolate dovrebbe nei mai ghiacci eterni. Non entrare in un mare che si chiama Mar dei lo Naufragi, so, però mi che hanno appena sono scemi. ricordato che i T-Rex hanno le braccia corte e a me piacciono un sacco i T-Rex. Però Voglio non è un. mangiato nulla. Ma si arrabbiano perché non riescono ad abbracciare. Certo. Ok, quindi M10, Guarda, M11, l'ho detto M12, anche giusto. M13. Esatto. Incredibile. Ok, andiamo avanti. Quindi qui c'è a nord il mare dei naufragi, dove la gente comunque è scema e ci Qua va. comunque non sembra cambiare molto la Ma là nel situazione. ghiaccio, qua da un'altra parte. Allora, non riesco a Nessuno vedere. può dire quanti vascelli giacciono accatastati sul fondo del mare, né quanti tesori restino da Questa è rivendicare. effettivamente un'idea della baia di relitti. Esatto. Anche se, cioè, non sono catacombe allagate, sono catacombe nel mare. Cioè, ogni tanto. Sono allagate perché sono allagate. Le Sommerse. navi sono le catacombe, sono allagate perché sono affondate. La città dei relitti nella baia dei relitti nell'isola dei relitti. Il mare dei naufragi dovrebbe essere una passeggiata, sì, esatto. Poi c'è la Allora, vetta, questo è eccola qua. il flavor di cui parlavamo prima con il nostro Planeswalker Angrat che chiamò i dinosauri Dinosauri. draghi. Il nome prese piede da alcuni gruppi pirateschi, cioè ovviamente ci sta. Però comunque l'idea che un dinosauro venga chiamato drago è più ipotetica per qualcuno che non viene da quel piano, perché comunque non riesce a riconoscere qualcosa che è normale lì, Esatto. e magari sul suo piano d'origine ci sono, o nel presente o nel passato, ci sono stati dei E draghi. se ci fosse un drago dinosauro, quanto sarebbe bello. No. Sì. E I dinosauri sono belli un così, sì. angelo dinosauro. Che carino con E un le demone ali! dinosauro. No. Basta. Basta. Solo detto cose che vorrei Voglio. vedere, che vorrei giocare del mio Kalia. Semplicemente. Gioco il mio drago dinosauro. Vabbè, Ah! vai avanti.
lenti, così non anche questo è Jurassic Park. Sì. Le scarpate riecheggiano, i rami tremano al ruggito della vita. Non dice niente no. sulla storia. Un planeswalker dinosauro. Un planeswalker dinosauro. E poi il boschetto di petali solari. Certo che noi pirati siamo gente sveglia, ma non si può dire che brilliamo di fantasia. Per i nomi. Già. Mi ero imbarcata in un vecchio senza entrambe le braccia, privo di occhio, come lo chiami, Larry. Cosa? Penso sia una citazione, forse di Monkey Island. Non ci gioco da troppo tempo per ricordarmi. Il boschetto di petali solari è dedicato all'impero del sole, ovviamente. E per l'impero del sole, qualsiasi luogo dove la luce del giorno rischiera il suolo della foresta è terreno sacro. Grazie ai canali 3. Io ho visto solo l'uno. No, io li ho visti tutti, ma non me li ricordo. Io ho visto solo il primo e sinceramente non mi pento di non aver visto gli altri. Perché non mi piace come saga. Poi, allora, queste qua sono uscite ieri notte. Stanotte, insomma, l'una di notte. Di notte. Dell'ultima notte che è passata. E niente, è una carta brutta. È inutile che cerchiamo di capirci come giocarla. Perché è un 3-3 a costo 1, ma quando entrano ogni avversario può passare, io sto parlando di ottica 1 contro 1, l'avversario può passare in rassegna il proprio grimorio per una terra base e metterla in gioco tappata per rimescolare il grimorio. Ma non è una bella carta, non ci dobbiamo, visto che molti dicono ma nel mazzo giusto, ma no, anche nel mazzo giusto, che è un iper aggro che dovrebbe favorirti perché tu scurvi mentre l'altro rimane indietro con le risposte, questa qua ti sputtana tutta la strategia perché fai rampare l'avversario, quindi basta. E il gamberone è bella effettivamente tutti messi così effettivamente, dai, sì, e basta. Io porto la pace. Sì, sono molto alieni. Sì, anche. Poi, capitano della flotta famelica, che l'avevo prima chiamato in un altro modo, poi ho visto che era la flotta essere famelica e l'ho cambiato il nome ovviamente sopra, ma non ho cambiato il nome dentro. Bravo. Il testo. Ma tanto è il nostro watermark, quindi per farvi capire che l'abbiamo fatta noi. Cioè che l'abbiamo fatta da noi. Quello più una prima finestra per ogni altro pirata attaccante. Secco. Ti picchio. Con il tanta suo difetto è che effettivamente non ha altre abilità. Però può diventare. Dai colori avrebbero potuto dargli minacciare, che poteva diventare interessante. Però ci sta. Allora, antico immortale, oltre che non ho ancora trovato la versione in inglese, dato che è stata spoilerata in italiano, ma mi serviva il nome, è un vampiro che dici, però è uncommon, quindi vabbè. Costa 6, è un 4-4, volare, quindi dai, almeno quello, tappa tre vampiri stappati che controlli, lo riprendi in mano dal cimitero. Il fatto è che comunque è un 4-4 costo 6, quindi non è così agile da rigiocare. Queste sono carine da limited. Sì, l'arte è particolarmente carina e il flavor anche, perché può essere atavico, abbiamo raggiunto la costa promessa, il sole immortale è vicino, bevi e risvegliati. Cioè l'idea è che comunque stiano arrivando alla fine della loro quest. Esatto, e hanno trovato... Già questo mi piace un po' di più. Questa perché è la stregoneria. Essere stregoneria è quella parte che mi piace di meno del tutto. Però crei tre pedine vampiro 1-1 con le gambe vitale a costo 4. Insomma, non onesto, è malaccio. Sì, è normale. Questa è molto carina. Questa è molto carina. Perché? Perché è un incantesimo costo 3 e ogni volta lancio una magia tritone, crei una pedina tritone con antimalocchio 1-1. Onesta. Che, sì, esatto, proprio niente da dire. Molto, molto onesta. Siamo arrivati non ancora, signora Lori, svegliatemi quando saremo arrivati. Più o meno, sì, il senso è quello. Poi c'è questo dinosaurone, un 4-6 a costo 7,
che dice le creature che controlli assegnano danno a combattimento pari alla costituzione invece che alla forza. Classico effetto primazi muro, quelle cose Sì. Poi il colore mi sa che si adatta anche a il Mazzomuro in lì. comando. Sì, E esatto. quindi. Ci sta dando un altro effetto stile Doran. Esatto, non è Quindi malaccio. non è il Il Doransauro, Doransauro, esatto, eh. esattamente. Anche se costa più del doppio, però Un dinosauro. andiamo È un dinosauro e avanti. mangia Doran. È vero, è un brontosauro e mangia È lei. un po' stronzo, però potrebbe Anche se sta essere. schiacciando. Vabbè, schiaccia, si siede sopra e mangia Doran. Ok, Anche se Doran è più va forte. bene. Oh. E poi c'è questa comune fortissima. È una comune, ricordiamocelo. La trama di maschere. Complete mascherine in una frase. Wow! Ok. Perfetto! Allora, fuoco nemico infligge 4 danni a una creatura, un giocatore bersaglio a costo 5. Lascia? Aiuto. È un bel tipo lascia di là. Ma costa 5. Fa 5 danni, lascia. Vabbè, però nel senso l'idea è un po' quella e là almeno c'è un test divertente. Esatto. Qui si parla di un'alleanza di bronzo e che si parla, poi si menano. Esatto. Posso passare dagli insulti ai colpi di cannone in un batter E non d'occhio. è bello. Questi hanno un loro perché, soprattutto come estetica. Un 3-3 costo 5, però prendono +1/+1 per ogni artefatto che controlli, quindi in realtà può essere che diventino un po' più grandi. Esatto. A costo 4 crea una pedina di artefatto tesoro in colore, e essendo un artefatto si basa anche questo sui tesori, e aggiungi, che fa la stessa cosa, aggiungi un mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana sacrificandolo. Quindi, L'alleanza di bronzo deve essere un bel gruppo di amici. Tutti gente simpatica. la faccia di bronzo. Andiamo. E questo, Basta. Le basta. abbiamo già finite. Già, sono le 11. Ne abbiamo già finiti. Adesso vado a vedere se ne sono degli altri. Perché Non ho visto è niente. comunque 2 ore che Allora, non. il mio Twitter è stato silenzioso, quindi ufficialmente la Wizard non ha fatto vedere Questo è in nulla. inglese, penso. Deathless Antico. Ancient, ok. Poi la cambio. A meno che non sia la traduzione che hanno fatto Vabbè, allora. dall'italiano. Può essere. Allora, questi no, già fatto, già fatto. Cani, mirri, persone, No, non c'è nessuno nuovo. Leopold. Ancora nulla. No. Abbiamo No. controllato anche noi, per sicurezza. E niente, torniamo a noi. Cioè, torniamo a noi faccioni. Ecco qua. Premesso che abbiamo finito. Vi abbiamo annoiato abbastanza. Vi abbiamo aggiornato L'abbiamo aggiornato. abbastanza. Le meccaniche le abbiamo spiegate tutte, perché le abbiamo viste tutte in teoria. Esatto. E niente, aspettiamo. Adesso non ho capito perché questa qua sembrava quasi. Cioè, a parte tutti gli spoiler che sono usciti per via del leak, comunque stanno uscendo qualche uncommon. Ho visto anche delle comuni brutte che probabilmente sono da mazzetti quelli scemi per iniziare a Ok, giocare, ma perché quelli avevo introduttivi? introduttivi, perché ho visto che c'è anche un. Cioè, e l'ho messo nell'album, è un 2-2 costo 2. È la t-shirt di Fel. Sì. Ciao, no, sì, io sono handicappato. Comunque sì. C'è sempre un problema a destra e a sinistra con la. C'è questo che non ho capito se è confermato o meno. Oddio. Guardiamo, magari. Fritz. Ah. Ogni volta attacca un giocatore mette no, in teoria se è così è perché l'hanno vista nel famoso leak. Quindi Quindi può essere, nel senso dipende dal. non ne siamo così sicuri. Esatto, cioè magari l'effetto è molto simile, ma non si sa bene i costi di mana e forza Diciamo costituzione. che sono date così quelle carte che o si sono proprio messe malissimo,
o sono in lingue strane per cui te le mettono solo con la lingua, perché di solito comunque fanno vedere anche la versione bruttina. Sì, esatto, automatizzare ma con le pinne. Infatti è molto. Insomma, non è male. Soprattutto con l'incantesimo Aura che l'avversario macina tante carte quante ne ha messe nel cimitero in quel turno. Grazie, non ricordarmelo. Ho praticamente fatto, cioè mi sono alzato dal tavolo e stavo uscendo dal Cioè, negozio a quel punto. giochi quello il terzo, giochi quello, attacco, ok, fai qualcosa. Sì, ti Intanto do un pugno in dovresti faccia. solo dichiarare attaccante, mi sembra anche abbastanza carino. Però forse è troppo, cioè forse non è così tanto. Risonatore strionico, più doppio attacco. Vabbè, è quando fa danno. No, è quando attacca. Quindi non serve doppio attacco. Basta risonatore strionico. Non deve neanche fare danno. Va a te. Bene, quindi adesso quella lì provo a cercarla anche da altre parti e se magari vedo Cioè, che se il sito potrebbe farti vedere quelle che erano state in teoria secondo leakate, me sì, è quindi. una di quelle perché ce n'è anche un'altra che ho visto che non avevo visto e che però lì era leakata. Secondo effetto esigni al secondo effetto. Perché è sempre la metà. No, con Laura. No, no, dicevo l'anatema blu che è uscito in Hour of Devastation, che dice in ogni end phase il Macini giocatore l'esatta incantato, esatto, il quantità. giocatore incantato macina X, dove X sono le carte andate nel suo cimitero da qualsiasi zona in questo turno. A me non c'è rotazione. Le land vuoto per ora. Sì, in realtà un ciclo di ley line così ogni tanto potrebbero anche mettercelo. Comunque. Esatto, quella lì, Fabius. Sì, simpatica, molto elegantissima, Un nostro amico ha bellissima. fatto il mazzo Turbo Fog praticamente in No, ho T2. fatto counter E anche. beh, Turbo Fog è No, 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 counter. Baral. Baral in Cosa? commander, Ma no, che Ivan se ne me l'ha frega il giocata Commander, sto dicendo contro. Montre. Montre ha fatto Turbo Fog, Ivan me l'ha In giocata contro il mio T2 proprio. commander. E beh, che Commander, ci sta però No, macinare in perché Commander ogni non volta è che bello. lanciavamo una magia macinavamo due. Sì, ok, però. Nel senso, macinare in Commander non è sempre la scelta migliore, secondo Vabbè, però è stato antipatico quando vedi le cose che ti vanno nel cimitero. me. No! No, non so se chi sta dicendo davvero. Perché, no, solo per il fatto che in Commander è facile che si giochino dei titani Eldrazi vecchi e quindi si rimescolino le cose. Aspetta Aspetta e e vedrai. vedrai. Ok, aspettiamo i più bianco-rosso, anche noi, Sì. siamo curiosi, e anche Vraska, Quindi come sappiamo sarà. già o ipotizziamo già che nella seconda parte di Ixan ci sarà sicuramente il Planeswalker pirata. Sì, magari in Ixalan stessa o in Rivali di Ixalan. Sì. Bara, non vi lamentate, mio amico ha convertito da Retti in un Padim, un monoblu artefatto dove ogni cosa è intargettabile. Monoblu! Ma no, è più No. forte da Re, cioè ha convertito, alla fine è cambiato l'ha cambiato Eh mazzo. no, cioè perché dipende da che cosa giocavi da Retti, Vabbè, con da da Retti quanto devi potevi. fare i trick di cimitero. Penso che lo smonterò comunque, se ti può consolare. Grazie. Mi consola tantissimo se il prossimo sarà Sei felice per simile. le disgrazie degli altri? Che brutta persona. Ok, direi che andiamo, se vi abbiamo Allietato. tediati fin troppo, Esatto, tediati, ho usato il tediati, verbo aiutato tediare tediati. Parecchio. e noi vi ringraziamo come al solito di seguirci, di Speriamo escano abbastanza. seguire queste nostre live pazze, soprattutto queste di 2 ore per guardare tutte le carte. Adesso andremo a creare il dinosauro che suona il pieno forte con gli occhiali al sole Esattamente. per caricarvelo subito. Tanto troveremo un pianofortino da Ma incollarlo e sì, dovrebbe essere abbastanza semplice la cosa. E inclinato nel verso giusto e basta. niente, ci vediamo la prossima settimana con probabilmente più spoiler.
Esatto, qualche magari souvenir dal Probabilmente, GP. esatto, perché saremo, è vero, saremo al GP di Torino Domenica. domenica 3 e tu sarai vestita Nei panni di Nissa. Esatto. da Nissa e io invece Tu sarai vestito da no. Io sono vestito portaborse. dal nuovo Jace. No, perché già l'altro che ho sentito ha detto che non vuole spogliarsi perché la scusa è stata Io non sono l'altro. è ok e ti devi fare la ceretta. Fa lo stesso. Quindi vi salutiamo e buonanotte. Ci Buonanotte. vediamo. Un po' di ceretta. Se vuoi fare Jace, devi fare la ceretta. Ho paura. Adesso ti vogliamo vestito. Sarà Che fatto. sexy. Sarà fatto. Però non so se ci entrano i tuoi vestiti. No, il problema non è Jace la. vestito di rosa. Sexy. Più che altro il problema. Cioè, è l'altezza, che ti vanno tutti corti. Vabbè, Sì. vedremo. Beh, in realtà andiamo solo domenica a fare qualche side event, quindi non faremo Sì. tanto di più e gireremo un po' come dei matti, Vabbè, però però è spendiamo un sempre po' bello. di. Sì. Magari ci guardiamo Torino. Non so, non sono mai stato a Io Torino. sì. Andiamo a cercare io Toby. Ci insulta. Sì. Tanto non lo vedremo. Vabbè, fa lo stesso. Ma io non vedrò niente, sarò senza Ciao a occhiali. tutti. Ciao ciao! Buonas noches.